Buongiorno compagne e compagni, grazie per aver risposto all'appello di critica sociale. Siamo tornati da poco più di un anno, ma in questo breve arco di tempo siamo riusciti a creare una piccola ma in costante espansione comunità pensante. Siamo una rivista, la rivista di Anna Kulishoff e Filippo Turati. In uno dei miei primi editoriali, ho assunto la condirezione 14 mesi fa, colpito dagli esiti di una indagine che metteva in evidenza i gravissimi squilibri e le profonde diseguaglianze generate dall'attuale modello di sviluppo, stabilivo un ponte con gli inizi di questa avventura editoriale, lunga ormai 133 anni. E sottolineavo come nel 1891 la risposta a quella situazione sociale esplosiva, in cui masse enorme di donne, uomini e perfino bambini erano stritolate dalla logica del profitto capitalista e dello sfruttamento, avesse condotto alla nascita di forti movimenti organizzati, sostenuti anche dall'elaborazione di riviste teoriche come Critica Sociale. E queste organizzazioni cominciarono una lotta aspra, dura, per il riscatto da ogni forma di sopraffazione, discriminazione, sfruttamento. Mi interrogavo su questo e, guardandomi intorno a situazione più o meno invariata, più o meno simile, se non peggiorata, vedevo il vuoto, il deserto di idee, di forme organizzative efficaci e un deficit gravissimo di elaborazione che ha spalancato praterie davanti a tutto ciò che abbiamo oggi sotto i nostri occhi, il trionfo e la dittatura del pensiero unico neoliberista, che si fonda su un presupposto teorico, consentitemi di usare un termine forte, agghiacciante, questo: che nella società della competizione permanente, se rimani indietro rispetto a tutti gli altri, i più forti, se non riesci a tenere il loro passo, è colpa tua. E se hai colpe, non hai alcun diritto ad essere aiutato e sostenuto. Abbiamo scelto come immagine di questa assemblea il movimento del 99%. Nato nel paese in cui si concentrano il massimo delle risorse teoriche, ma anche materiali, economiche, di cui dispone la macchina infernale delle diseguaglianze. Perché è questa angosciante prospettiva, abbiamo scelto questa immagine, perché questa angosciante prospettiva, quella cioè di un mondo in cui una percentuale irrisoria di persone detiene più dei due terzi della ricchezza prodotta, a ispirare da 15 mesi l'impostazione della critica sociale, della nuova critica sociale, e la sua elaborazione sfociata nel documento che abbiamo preparato a gennaio e che è stato sottoposto alla vostra attenzione, al quale avete aderito. In essa usiamo una locuzione, movimento per il socialismo, che contiene, consentitemi, una indicazione di metodo per il socialismo appunto, e una di merito. Ci siamo convinti che essere per il socialismo e non semplicemente socialisti significa avere in mente un modello di società completamente diverso da quello che ci è dato. Significa lottare per il ripristino integrale e immediato del welfare universalistico e per la tutela intransigente delle ragioni dei ceti più deboli, indifesi e esposti ai venti selvaggi della globalizzazione. Essere per il socialismo e non semplicemente essere socialisti significa stare dalla parte dei lavoratori, occupati, disoccupati, inoccupati e sottoccupati, delle donne, degli immigrati, di chi studia, di essere senza tentennamenti per la transizione ecologica verso un nuovo modello di sviluppo.
per una ripresa radicale e profonda della dinamica redistributiva della ricchezza prodotta per l'applicazione dell'articolo 3 della Costituzione repubblicana, quello che maggiormente ci rappresenta. Essere per il socialismo e non semplicemente socialisti per critica sociale dovrebbe significare sentirsi in uno stato di mobilitazione permanente per la difesa a oltranza dell'unità del Paese e di tutti gli istituti della democrazia costituzionale minacciati sia dalle tentazioni autoritarie e secessioniste delle destre, quanto soprattutto dalle dinamiche perverse dell'ordoliberismo globale. Significa sviluppare e promuovere una riflessione profondamente critica sugli esiti del processo di integrazione europea, ripudiare il metodo della guerra, tutte le guerre, come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, essere vicini ai popoli che lottano per l'autodeterminazione politica, economica e civile, lavorare per un mondo multipolare in cui le ragioni dei paesi più poveri abbiano il medesimo peso di quelle dei paesi più ricchi. Essere per il socialismo e non semplicemente socialisti significa esattamente quello che significava 130 anni fa, combattere ogni forma di sfruttamento dell'uomo sull'uomo e vedere nel conflitto sociale l'alimento indispensabile, imprescindibile per una vera democrazia politica ed economica. Non vogliamo fare un partito e non lanciamo nessun guanto di sfida alle forme più o meno organizzate che si richiamano alla tradizione socialista. Rimarremo una rivista, un centro cioè di elaborazione politica e culturale che fa della battaglia delle idee e non di quella per vincere le elezioni la propria ragion d'essere. Ci sforziamo però di indicare ai compagni e alle compagne che si sentono di lottare per il socialismo e non semplicemente socialisti, ovunque si siano, una possibile rotta, un itinerario di idee. Teniamo questa assemblea, compagni, teniamo questa assemblea sull'abbrivo delle celebrazioni per il centenario del sequestro e dell'uccisione di Giacomo Matteotti. In quest'anno, nell'ultimo anno, ci hanno lasciato altri compagni, ci ha lasciato Michele Achilli, ci ha lasciato Peppino Cacciatore, ci ha lasciato Giuliano Banfi, ci ha lasciato Felice Besostri, ci ha lasciato Nerio Nesi, ci ha lasciato Ugo Intini. A loro, come al grande martire della nostra tradizione, a Giacomo Matteotti, intendiamo dedicare questa assemblea. E proprio per ricordare una di queste figure vorrei chiamare per un intervento brevissimo Giampiero Buonomo, che ci ricorderà la figura di Felice Besostri. Grazie. Ottantesimo compleanno, perché per noi è ancora qui con noi. Alla Fondazione Matteotti faremo una commemorazione, ovviamente siamo tutti invitati. Grazie, grazie a Felice, grazie a voi di essere qui. Compagni, io vi chiedo di iscrivervi a parlare. Andiamo con quest'ordine. Ci sarà adesso abbiamo previsto
l'introduzione, la relazione, chiamiamola relazione introduttiva di Roberto Biscardini, dopodiché, dopo l'introduzione di Roberto, apriremo il dibattito. Io penso però, Roberto, che possiamo un attimo dare per un minuto la parola alla compagna Lina Santilli, che per una breve comunicazione poi daremo il... Vi ringrazio moltissimo di questa generosa opportunità che mi offrite. Io sono Linda Santilli, una femminista animata da un sentimento che va verso i valori che sono stati indicati benissimo da chi ha parlato prima di me, quindi mi riconosco appieno in questo contesto. La passione in questo momento che io sento è diretta al raggiungimento della pace ed è per questo, grazie. Qualunque ideale di giustizia sociale e di libertà per uomini e donne può essere raggiunto con una condizione e all'interno di un contesto, e cioè quello della pace. Dove regna la guerra, e questo è il momento forse più drammatico in questo senso, segnato dagli orrori della guerra che mettono in pericolo l'umanità e la vita del pianeta, la pace è la condizione senza cui qualunque progetto di alternativa di società risulterà impraticabile, irrealizzabile. E venendo alla ragione di questo mio breve appello che rivolgo a tutte e tutti voi, voglio spiegare le ragioni per cui è importante che la lista che si presenterà alle elezioni europee, promossa da Raniero Lavalle, che è qui, e da Michele Santoro, e sostenuta da un vasto popolo per la pace, abbia la possibilità di presentarsi alle elezioni. Come voi sapete, noi abbiamo spalle grandi, cioè mente e cuore potenti, ma non abbiamo piedi molto fragili, non abbiamo le risorse che ci consentono agilmente di raccogliere le firme richieste per arrivare a presentare le liste per sostenere le spese di questa campagna elettorale. Quindi io faccio un appello. Uno, abbiamo urgente bisogno di autenticatrici e autenticatori che offrano il loro lavoro volontario per consentire l'esercizio democratico di quel pezzo di paese che non sarebbe altrimenti rappresentato alle elezioni europee di giugno. Abbiamo bisogno di risorse. Io mi sono data questo impegno e lo farò davvero. Chiederò la parola in tutte le occasioni che si presenteranno in questa città, luoghi naturalmente amici come questo, per chiedere l'aiuto che ho descritto. Quindi da oggi io sarò all'ingresso, raccoglierò la disponibilità di chi intende raccogliere le firme e darci una mano, raccoglierò le indicazioni, i suggerimenti e le disponibilità di chi vorrà aiutarci ad autenticare le firme, quindi consentirci di raccoglierle, e vi chiedo caldamente anche di fare un piccolo donare un piccolo contributo, ciascuno per quello che desidera. Quindi grazie moltissimo e viva il socialismo del terzo millennio. Grazie. La casa dei socialisti è sempre aperta. E quindi abbiamo ospitato volentieri l'intervento, questa comunicazione della compagna Santilli. Ringraziamo moltissimo Raniero Lavalle per la partecipazione
a questa nostra assemblea di questa mattina. Dopo prenderà la parola, gli daremo la parola. Io però ho il dovere di dire insomma alcune comunicazioni, qualche comunicazione. L'appello che noi abbiamo pubblicato sulla sul sito della rivista criticasociale.net in un mese e mezzo ha raccolto più di 300 adesioni da parte di compagni di tutta Italia, ma soprattutto di compagni appartenenti alla galassia più vasta della sinistra, non parliamo solo dei cosiddetti, di quelli che noi definiamo i socialisti biografici, cioè quelli che hanno un passato in organizzazioni o partiti socialisti. Questa è una cosa che ci carica di grande responsabilità e ovviamente ci inorgoglisce. Noi abbiamo fatto una carta dei valori, come ci spiegherà adesso nell'intervento introduttivo Roberto Biscardini, che è membro del comitato editoriale della rivista e che è stato un po' il motore di questa nostra iniziativa di questa mattina. Io chiedo intanto di fare il riscaldamento a bordo campo, per usare una metafora calcistica, a Bobo Craxi e a Stefano Fassina, che poi interverranno dopo la relazione di Roberto Biscardini, a cui do la parola. Grazie. Grazie, ringrazio Massimiliano, ringrazio soprattutto voi che siete qui, ringraziamo le tante adesioni, come è stato detto, che sono arrivate, e i tanti messaggi anche che abbiamo ricevuto in questi giorni di coloro che avevano dato la disponibilità ad essere presenti ma per diverse ragioni non potranno essere qui con noi oggi. Devo dire che questa sommatoria di adesioni, questo elenco di compagni ci dimostra che intorno al tema un movimento per il socialismo c'è certamente grande interesse e potremmo dire persino grande curiosità, nel senso che probabilmente la parola socialista era un po' uscita dall'orizzonte della politica italiana e della politica di sinistra. Risvegliarla è già qualcosa di importante. Come ha detto Massimiliano Amato prima, quando un anno fa abbiamo presentato la rivista Critica Sociale, ci eravamo posti un obiettivo politico, cioè di aprire una nuova stagione di approfondimento che doveva andare ben oltre l'ambito di quelli che un attimo fa Massimiliano ha chiamato i socialisti biografici, cioè coloro che hanno nelle loro carte d'identità una tessera socialista, oppure andare ben oltre il fatto di aver appartenuto nel corso della loro vita ad una esperienza all'interno di un partito della cosiddetta sinistra. Si trattava, da un punto di vista politico e culturale, di riprendere quel percorso a cui va data la paternità, perché la paternità è sua, quando Rino Formica, circa 15 anni fa, iniziò a parlare di socialismo largo, cioè di un socialismo che appartiene a tanti che stanno nella società e che probabilmente sono anche socialisti senza sapere di esserlo, perché operano, diciamo, su un terreno della politica che va ben oltre la dimensione del politicismo e ben oltre la dimensione della sfera dei partiti oggi in campo. Quindi quella era la dimensione della critica. Oggi è chiaro, con grande senso di responsabilità, stiamo facendo qualcosa di più grande, anche di qualcosa di più ambizioso. C'è un salto rispetto all'impegno della rivista, cioè c'è un salto che mette sul piatto della questione politica che è davanti a noi il fatto che il socialismo oggi non ha un'organizzazione, e non ha un'organizzazione larga in grado di rappresentare il bisogno che la società e i cittadini esprimono di socialismo. Ecco, il documento che abbiamo fatto, che è in distribuzione, chiarisce bene i contorni di cosa intendiamo per un movimento per il socialismo. Non è un appello da firmare, è una base di discussione
che io interpreto deve essere una base di discussione larga, no, non solo emendabile, cioè, ma una base di discussione perché tutti ci possano ritrovare, ma certamente colloca la questione del movimento del socialismo in una sfera che io chiamerei consentire a molti, diciamo potenzialmente a tutta la sinistra, perché abbiamo sempre detto che la sinistra o è socialista o non è, e quindi consentire a molti di riappropriarsi sia della parola che della cosa socialista, che poi vuol dire riappropriarsi della pratica del fare socialismo, non solo del pensare al socialismo, ma di farlo il socialismo. E allora, per essere chiari, l'ha già detto Massimiliano, non ci interessa, qui oggi non inizia la stagione di un nuovo partito da aggiungere a quelli già che ci sono, non servirebbe a nulla, andrebbe oltre agli interessi di fondo che stanno dietro questa proposta, ma certamente ripartire da una unità di tutti coloro che ci stanno, avendo chiaro un problema che non bisogna dimenticare, soprattutto in questa fase politica, che l'obiettivo è costruire in tanti un'alternativa alla destra, perché di questo dobbiamo sostanzialmente parlare. Potremmo dirci perché oggi tiriamo fuori questa cosa, riprendiamo il tema, il movimento per il socialismo. Ma intanto perché si è aggravata una situazione politica sia nazionale che internazionale. Questo direi è il punto principale. Lo slogan, questo lo usò in un articolo Alberto Benzoni, lo slogan degli anni 70 che metteva in alternativa o il socialismo o la barbarie, beh, oggi abbiamo già nelle mani una situazione concreta, cioè la barbarie c'è, il socialismo è stato annientato, non solo in Italia, è stato annientato in tutte le parti del mondo, ha avuto un attacco generalizzato, e questo attacco generalizzato in qualche modo è avvenuto senza che nessuno abbia reagito, o senza che nessuno abbia reagito abbastanza a questo attacco. Tant'è che questo attacco avviene in un momento in cui paradossalmente la domanda di socialismo è ben presente nella società. E c'è questa grande contraddizione tra il fatto che sparisce come movimento organizzato, ma sparisce spesse volte anche nella cultura della società italiana e occidentale, ma la domanda permane. Quindi poche considerazioni farò. La prima, è stato già detto, io credo che il punto di partenza sia il tema della pace. Non c'è dubbio, in questo momento il tema principale è la pace. Il socialismo è sempre stato il movimento della pace per il disarmo. E quindi dobbiamo partire da lì, dal fatto che molti di noi non possono più accettare che coloro che dovrebbero rappresentarci, anche in Europa, non solo in Italia, invocano con forza un intervento che non è quello che vogliamo noi. Noi vogliamo che ci sia il ritorno della diplomazia, la capacità di ritornare a guardare le politiche del disarmo. Vogliamo che la democrazia entri in campo per rivendicare tregua in Ucraina e a Gaza. Ma questo non avviene. Non avviene, e nonostante noi, non avviene, nonostante noi non possiamo accettare, credo, che la cultura della guerra, alla quale sembra che nessuno voglia veramente mettere freno, né tantomeno possiamo accettare la logica del riarmo collettivo e di una nuova guerra totale, possa invece prevalere rispetto a un'alternativa di pace. Ma io vorrei essere chiaro su questo punto: non è accettabile che, a fronte dello spostamento a destra della politica italiana ed europea, su posizioni ormai sostanzialmente atlantiste, anzi qualche volta persino oltre queste posizioni, si trovi di fronte ad una situazione in cui ad essere danneggiata è la condizione di vita materiale dei cittadini europei. Non si costruisce un nesso, non è ancora sufficiente chiarire il nesso fra guerra e condizione economica e sociale dei cittadini europei. È una posizione che purtroppo prevale, questa assenza di
capacità di comprensione del problema, e devo dire prevale anche nel Partito del Socialista Europeo. Devo riconoscere che a fronte della gravità della situazione il congresso di Roma di qualche settimana fa dimostra una debolezza enorme da parte di coloro che in qualche modo in Europa ci dovrebbero rappresentare. Abbiamo scritto nel documento che accompagna questa riunione una frase molto semplice: non si difende la democrazia combattendo tutte le guerre con il blocco occidentale senza se e senza ma. La democrazia avanza solo in un nuovo ordine internazionale con un'espansione neoliberale e militare dell'Occidente. Non avanza, no? in una dimensione dell'espansione neoliberale e militare dell'Occidente. Per questo fa specie che sul terreno dei diritti umani, dalla parte del negoziato per la cessazione delle ostilità insieme alla stragrande maggioranza dell'opinione pubblica, si senta forte e decisa quasi esclusivamente la posizione di Papa Francesco. Quella incide nell'opinione pubblica, quella penetra nella cultura dell'opinione pubblica, nelle coscienze dell'opinione pubblica, non penetra il messaggio che dovrebbe venire dal mondo della sinistra e dal mondo socialista. Bisogna ribadirlo, il socialismo è incompatibile con la guerra, lo dico anche a tanti miei amici che non ci credono, che non la pensano così. Il socialismo è incompatibile con la guerra, e lo dico a loro spiegandogli che la guerra sposta il mondo sempre verso destra, ovunque sposta il mondo a destra, verso l'autoritarismo, danneggia la democrazia, peggiora le condizioni economiche e sociali dei più deboli in tutto il mondo. E io mi rendo conto che quando dico questa cosa sembra di essere ritornato a un giovane estremista degli anni 60. Ma non è così. Io penso di essere abbastanza normale, penso che gli altri non siano normali. E questo è il punto della situazione che abbiamo di fronte. Seconda considerazione. Il socialismo è sempre stato il movimento per la democrazia. E questa invece è in rovina in quasi tutti i paesi dell'Occidente, spesso percepita come un esercizio inutile, se non dannoso. Abbiamo una democrazia mutilata, senza alcun diritto alla partecipazione, in un mondo in cui ogni conflitto viene percepito come una minaccia alla democrazia, quando dovrebbe valere la regola inversa. Cioè, come è scritto anche questo nel nostro documento, non esiste una vera democrazia senza conflitto. E perché la democrazia e il conflitto in un paese democratico marciano di pari passo, non separatamente. E non bisogna avere paura dei conflitti se si invoca la democrazia, ma mi sembra di sentire anche qui un ritornello della politica e del politichese italiano, per cui siamo tutti democratici, ma no ai conflitti, no a guardare i conflitti, che siano sociali o che siano di natura politica. Terza questione, e ho finito dal punto di vista delle questioni: il socialismo era il movimento delle collettività solidali e della dignità del lavoro, questione per noi fondamentale. E mi piace dirlo, siamo finiti dalla parte del Jobs Act, l'abbiamo votato, chi no, qualcuno no, anche per no. Fortuna, per fortuna che qualcuno c'è ancora, ma prima o poi bisogna decidere di cercare di abrogarlo. Bravo. Mentre non vedo nulla che si muove in questa direzione. Perché? Perché per il socialismo non è accettabile che peggiorino le condizioni di vita delle persone, che cresca lo sfruttamento, che i salari siano sempre più bassi e inadeguati, che i lavori siano addirittura svolti in condizioni di schiavitù, che si accetti quasi come se fosse normale una distanza sempre maggiore tra ricchi e poveri. L'ho accennato un attimo fa Massimiliano, che poi qui nel nostro manifesto. Ma possiamo tollerare che l'1% della popolazione mondiale detenga la metà della ricchezza di tutto il mondo? Questo è un dato, è la proporzione. L'1% della popolazione possiede
la metà della ricchezza del mondo. E io che vengo da Milano, ma potrei parlare anche di Roma, dico: è accettabile che una città come Milano negli ultimi 10 anni il costo della casa e il costo degli affitti per la casa sia aumentato del 40% e il salario medio dei lavoratori sia aumentato del 5%? Si capisce subito qual è il terreno dello scontro in atto, dello scontro politico possibile. È lì, sulla distanza fra chi ti chiede un costo della casa e chi ti dà un salario di fame. E quindi sei obbligato a lasciare Milano, uscire dalla città, abbandonare la città ai ricchi, perché poi anche se c'è una giunta di sinistra, la città sta diventando una città di ricchi che espelle i poveri verso le periferie. Ecco perché non è una bestemmia sostenere che il problema è ancora il capitalismo e la lotta di classe, parole che qualche volta a sinistra creano un brivido che sale sulla schiena di qualcuno, mentre c'è il capitalismo e c'è margine per una lotta di classe, che non bisogna solo parlarne, ma bisognerebbe praticarla. E con essi i conflitti per il lavoro, che dovrebbero tornare ad essere il centro di una nuova politica socialista. Questo è il faro, i conflitti per il lavoro. Quindi perché oggi un movimento per il socialismo? Ah, non sapevo che dovevo... No. Chiudi. Ok, adesso si suona. Perché il socialismo? Perché dicevo, perché oggi il socialismo? Perché oggi un movimento per il socialismo? Cercherò di essere breve. Per una roba banale, perché di socialismo c'è bisogno. E se ne sente la necessità nel momento in cui le difficoltà per la vita delle persone sono sempre maggiori. Perché c'è necessità di trovare una via di uscita al bisogno di libertà, di uguaglianza e di giustizia. Ma ancora di più, perché cresce nell'opinione pubblica italiana e mondiale il bisogno di solidarietà, fratellanza e uguaglianza, che sono da sempre il vero motore della domanda di socialismo. Dobbiamo essere consapevoli, non viene prima il socialismo. Prima viene il bisogno di solidarietà, il bisogno di fratellanza, il bisogno di uguaglianza, e noi socialisti siamo lo strumento per rispondere a questo bisogno. Questo è sempre stato il processo, il percorso della nascita dei movimenti socialisti nella storia d'Italia. Perché oggi? Perché le persone non potranno più accettare che la forza del capitalismo sia dominante, perché non potranno accettare che il capitale finanziario e speculativo prevalga sugli interessi collettivi, perché non potranno accettare un sistema nel quale prevale ormai uno spirito autoritario, dove sembra normale ai giornalisti, alle televisioni, a molti, a noi no, sembra normale che negare il diritto al dissenso, sia normale negare il diritto di sciopero, sembra normale negare il diritto di manifestare, sia normale negare il diritto alla protesta, sia normale che con il sostegno del governo, anche in Italia, ci sia una politica sostanzialmente revanchista. Ecco il punto. Ne parliamo con grande cautela e grande senso di responsabilità. Però dobbiamo dirlo con chiarezza. Viviamo il dramma dell'avanzata della destra politica in Italia e in tutta l'Europa, che non è solo più una forza conservatrice, è qualcosa di più di una forza conservatrice. Quello che dico, vabbè, insomma, però è la destra, ma è conservatrice. No, è qualcosa di più grave che sta avvenendo. E all'avanzata, e a questa avanzata, non sembra corrispondere una radicale risposta politica alternativa di tutta la sinistra. Ecco le ragioni di un movimento per il socialismo. Riusciamo a ricostruire un'unità che rappresenti un freno all'avanzata di questa destra? E perché la destra però ha vinto? E qui arrivano le dolenti note. Perché negli ultimi 30 anni anche da noi, è passata l'idea che ci potesse essere una politica senza pensiero. Un germe, figlio del berlusconismo, che è ancora presente, non è sparito. C'è un pensiero, la politica senza pensiero, che si è diffusa a
colpito tutti e ha infettato tutti. Ma la politica senza pensiero, dice un grande mio amico, è la matrice dell'autoritarismo, è la matrice dell'uomo solo al comando, è la matrice delle dittature. Ecco perché il pensiero socialista deve ritornare prima della politica socialista, in qualche modo. Deve essere più avanti per ritornare ad essere una risposta ai bisogni. E a questo proposito possiamo ben capire oggi quanto sia stato grave accettare un sistema politico, per esempio, senza i partiti. Io credo che questo sia un punto sul quale ritornare a riflettere. Abbiamo accettato una forma di democrazia in cui prevaleva il bipolarismo, i sistemi maggioritari, come avrebbe detto Felice Besostri, i sistemi proporzionali con premio di maggioranza, un'assurdità addirittura terminologica, proporzionale con premio di maggioranza. E siamo andati avanti di questo passo ad accettare un sistema istituzionale e amministrativo che è stato tutto a scapito della sovranità popolare. Io ho avuto nella mia vita un'esperienza amministrativa nei comuni, nelle regioni. Beh, insomma, io ho già 30 anni che ritengo che l'errore di fondo sia stato quello che nel 1990 abbiamo proposto l'elezione diretta dei sindaci delle nostre città. Io non so che rapporto avete voi con i vostri sindaci, ma io quelli che conosco sono quasi tutti diventati dei piccoli podestà. Pensano di essere dei piccoli podestà che governano al di sopra dei poteri del Consiglio Comunale, al di sopra dei poteri delle giunte, anzi le giunte sono con questo sistema sostanzialmente dei consigli di amministrazione del sindaco che rispondono solo a lui, licenziabili a secondo che lui voglia oppure no. Ebbene, questa storia che ha mortificato il potere delle assemblee elettive ce la portiamo anche ora. E quando oggi parliamo di premierato o sindaco d'Italia, beh, bisogna avere il coraggio di dire che in qualche modo questa proposta è figlia degli errori degli anni 90, anzi è un pianale inclinato per favorirne una considerazione positiva, addirittura un'accettazione di questa cosa. Una serie di errori, quindi, che hanno portato la sinistra a perdere buona parte dei propri consensi e tutto ciò che sappiamo essere stato un dolore per molti di noi, soprattutto un dolore perché la sinistra non è stata in grado di fronteggiare l'avanzata della destra. Dovrei fare molti esempi, ma non li faccio, mi fermo qua, e mi fermo col dire una cosa elementare, una sintesi, cerco di fare una sintesi. Io mi auguro che da questa riunione si capisca che il socialismo ha ancora di fronte il problema vero di trovare le soluzioni concrete alle crisi che danneggiano la vita dei cittadini. Quando dice, ma cosa deve fare il socialismo? Nenni diceva, cercare di far stare un po' meglio le persone. Beh, questo è ancora oggi, cioè cercare di affrontare concretamente i problemi perché la condizione di vita dei cittadini possa migliorare. Io la sintetizzo così, pace, democrazia e lavoro. Infine, il socialismo, anche qui non sono estremista, sono vecchietto, il socialismo si riconosce ancora nei cambiamenti radicali e nelle riforme di struttura e non solo nell'aggiustamento transitorio delle politiche sociali. Gli aggiustamenti transitori sono sempre reversibili e possono essere facilmente modificati. Il socialismo ancora oggi comincia dalla capacità di tutti noi di sostenere le lotte degli altri, non solo le lotte nostre, perché gli altri che lottano spesse volte lottano nella totale solitudine. Ecco, e ho finito. Il terzo punto organizzativo nostro della riunione di oggi. Da qui l'incontro di oggi, con lo scopo di avviare un percorso per promuovere un movimento in grado di rappresentare al meglio il socialismo organizzato. Come un tempo, quando il movimento si formò
senza esserci sentiti, accennava a Massimiliano ai 130 anni fa, cioè quando si formò contro la destra per rispondere 130 anni fa al bisogno delle persone, quando l'adesione al socialismo, prima di essere partito, persino in un rapporto fortissimo col radicalismo dell'epoca, era l'espressione di un'adesione istintiva, persino, pratica, non teorica, nonostante siamo una rivista teorica del socialismo. Siamo una rivista teorica del socialismo, ma sappiamo che l'adesione al socialismo è un'adesione spesse volte istintiva e pratica, prima ancora che teorica, perché si misura, come dire, sul dolore e sul sudore dei cittadini. E già allora in primo piano c'erano le grandi questioni sociali, la tutela dei lavoratori, le riforme elettorali, le battaglie per la libertà, la democrazia e persino le battaglie contro la privatizzazione per la statalizzazione di importanti servizi, compreso le ferrovie, 130 anni fa. Anche allora il socialismo nasceva dal basso e contava su avanguardie sia intellettuali che popolari. Un compagno, mandandoci il messaggio di adesione, mi ha chiesto di leggere questa semplice frase di Carlo Rosselli: il socialismo non si decreta dall'alto, ma si costruisce tutti i giorni dal basso, nelle coscienze, nei sindacati, nella cultura. E anche oggi possiamo contare sulla forza rappresentata da tanti, tantissimi cittadini che nei luoghi di lavoro, nelle università, nei sindacati, nei quartieri, nel territorio, nelle fondazioni, nelle riviste, nelle associazioni, nei circoli e anche nei partiti, magari in posizioni critiche, svolgono attività politica di valore, cittadini che hanno idee chiare e obiettivi precisi da conseguire. Più avanti forse degli obiettivi che sono, come dire, all'ordine del giorno delle forze politiche, forse più concrete e quindi anche più avanti. Quelli che noi chiamiamo socialisti di fatto, i cittadini che sono nella società e sono dei socialisti di fatto senza sapere di essere socialisti. Una grande risorsa, espressione di una grande vitalità, che può rappresentare un importante strumento politico e organizzativo per il cambiamento. Ma si tratta, in altre parole, di rimetterci in sintonia con la realtà, di rimetterci in sintonia con il paese, più che fare un'operazione che non vogliamo fare di tipo politicista e partitico. In questo senso, e ho veramente finito, io credo che Critica Sociale con la sua rivista può fare molto, trovando con l'aiuto di tutti e naturalmente con nuove energie anche una nuova modalità organizzativa e di presenza sul territorio, partendo dal dibattito, dalle indicazioni anche che potranno emergere dall'incontro di oggi, dai vostri suggerimenti, così come è importante assolutamente capire già oggi cosa ciascuno di noi è disposto a fare per questo progetto. Sono due cose, la rivista si mette a disposizione, ma ci piacerebbe sapere cosa ciascuno di noi è disposto a fare per questo progetto. Un contributo alla discussione è nel documento. Cosa assolutamente importante è lavorare perché questo dibattito diventi forma organizzativa. Ho finito. Ultimissima questione, ma proprio ultima. Abbiamo accennato molto brevemente, si può discutere molto sull'Europa, sui problemi che l'Europa pone a noi, sulla destra che avanza in Europa, su tante questioni che sono sul tappeto. Non ho parlato, come avete visto, di elezioni europee. Non perché la cosa non sia importante e le elezioni non siano importanti negli interessi nostri e negli interessi dei cittadini europei, ma solo, lo dico con molta chiarezza, perché abbiamo deciso di tenere fuori il dibattito delle elezioni europee dalla discussione di questa mattina, perché questo dibattito ci porterebbe a parlare delle nostre divisioni e addirittura cosa voti tu, cosa voto io, cosa farò lui, cosa farà lui, cosa farà l'altro, in una fase in cui peraltro tutto è molto ancora incerto, e questa cosa ci svierebbe dalla questione principale, che è il movimento per il socialismo, che è qualcosa che non risolviamo da qui all'8 di giugno, ma che ha una prospettiva molto più solida dopo l'8 di giugno. Basta, ho finito. Grazie. Thank you.
grazie a Roberto Biscardini. Bobo Craxi. Metti qua, metti qua, parlo tutti qua. Ho il privilegio, compagni, di prendere la parola in questo momento, perché poi dovrò andarmene via, e quindi vi ringrazio molto del privilegio e anche dell'invito che mi avete rivolto, caro Alberto, caro Massimiliano e soprattutto caro Roberto, che, con cui ho un'interlocuzione molto, molto frequente. Quindi le cose che ho sentito dire sono spesso il frutto delle riflessioni che non da oggi, per la verità, si fanno attorno alla necessità di recuperare il senno socialista e soprattutto recuperare, non per ragioni dottrinarie, ma per ragioni di oggettiva vacuità del pensiero politico, le ragioni per cui appunto socialismo e socialisti non possono essere separati. Lo faccio molto volentieri questa mattina sotto l'egida di Critica Sociale. Voglio dirvi, anche con una punta di mezzo orgoglio, che mentre mio padre era braccato da tutte le polizie del mondo, non ci incoraggiava, ci ordinava di difendere la Critica Sociale, che rischiava il suo fallimento. E quindi, se la critica è arrivata sin qui questa mattina, in questa bella giornata romana, c'è un pochino anche di mio merito, ecco, ve lo volevo dire. E casomai, come abbiamo dato un obolo a Pace, Amore e Fantasia, non so come si chiama la lista di Michele Santoro, la daremo anche a Critica Sociale. Io, per quanto mi riguarda, ho dato un contributo intellettuale. Voglio brevemente, perché ci sarebbero molte cose da dire, però voglio consegnare due piccole riflessioni. La prima è che socialismo, socialisti, la prima riflessione è tutta però politicista, no? Perdonatemi, io sono per, come dicono gli spagnoli, sumar, riunire tutto ciò che si muove di socialista nella società italiana ed europea. Non fosse altro che abbiamo di fronte a noi non scadenze elettorali, ma tornanti veri e propri della storia. Tornanti della storia, perché il 2024, per una ragione diciamo casuale, però è una data decisiva, perché si vota altrove, dove c'è la democrazia vera, e sono in pericolo tante conquiste, tante dimensioni che nella società globale interferiscono con la nostra vita quotidiana. Dove si vota veramente, ecco, a Mosca non si vota veramente, dove si vota veramente, dove ci sono delle reali alternative. Quando cadde, diciamo, quando si aprì la nuova stagione del capitalismo globale, i primi a riflettere sulle insidie di un mondo globalizzato senza regole, non a caso furono coloro che vivono dall'altra parte del mondo. Vi ricorderete forse Stefano, che viveva dall'altra parte del mondo in quegli anni, si ricorda bene che a Porto Alegre ci si interrogava se un altro mondo fosse possibile, ed erano i sudamericani, dove toccavano con mano vistosamente le contraddizioni che stavano intervenendo sull'insieme delle società che aderiscono e che, come è naturale nel capitalismo globale, che aderiscono all'idea del mercato e subiscono il fatto che il mondo non sia regolamentato e non era regolamentato. Quello che fa scaturire proprio e dilagare il capitalismo più aggressivo è l'adesione al WTO della Cina,
che scombina tutte le carte in tavola. D'altronde, alla fine della Guerra Fredda, gli imperi non potevano che riorganizzarsi secondo uno schema abbastanza consueto e fisso. Gli Stati Uniti, unendo sia l'imperialismo economico a quello di carattere militare, quello cinese per la verità soltanto sprigionando la propria potenzialità economica e meno quella militare o politica, i russi non potevano che continuare a essere quello che sono sempre stati, una potenza militare e non una potenza economica. E in mezzo a questi vasi di ferro, il vaso di coccio è quello europeo, c'è poco da fare. Brutta e bella che sia l'Europa, e tuttavia noi siamo veramente un vaso di coccio che non ha trovato al proprio interno un punto di equilibrio, e questa difficoltà, questa debolezza europea, dalla debolezza europea scaturiscono i nuovi nazionalismi, che sono, come ci insegnava Filippo Turati e ribadiva François Mitterrand, sono inevitabilmente, portano inevitabilmente ai conflitti. Conflitti che poi si trasformano nelle società in cui noi viviamo in nuovi conflitti sociali, che sono quelli che noi vogliamo in qualche modo, dai quali dobbiamo difenderci e ai quali naturalmente dobbiamo dare una risposta, quella sì socialista, al conflitto sociale che si è rideterminato. Ci vuole quindi un'alternativa. Ecco, parlando oggi, in questa data in particolare, non può che la mia memoria, per quanto diciamo segnata dall'età, a me fa piacere sentirmi vecchio anche se non lo sono, la mia memoria corre al fatto che i socialisti circa 47 anni fa, riunendosi a congresso, lo facevano in nome per conto dell'alternativa politica, e lo facevano nelle ore drammatiche, e oggi corre questo anniversario del rapimento di Aldo Moro. Ora noi dobbiamo costruire l'alternativa in questo paese, è chiaro, perché c'è una dittatura della maggioranza, perché l'alternativa in Italia, difendendo diciamo la prerogativa che l'Italia rimane un paese grosso modo guidato da formazioni democratiche, europeiste, liberali nel senso vero del termine, e quindi progressiste, e noi respingiamo la prospettiva e il rischio dell'onda nera internazionale, che significa l'affermazione definitiva del capitalismo globale, che non lascia e che non fa prigionieri e che non mette in condizione un movimento, per esempio, sindacale, continentale o intercontinentale di difendersi da quelle che sono ormai delle forze che si sono ormai sprigionate e che sono sotto i nostri occhi, che determinano le condizioni di vita e le prospettive di vita, diciamo, di lavoro per le nuove generazioni molto, molto incerte. Poi ha anche dei buoni, anche delle qualità, intendiamoci, il capitalismo globale, non il mercato, nel senso che ha consentito a molte popolazioni arretrate di arrivare ad un livello minimo decente di salute, di accedere a dei beni e dei servizi ai quali prima non avrebbero potuto accedere. Bene, questa alternativa va costruita, e va detto che nel merito politicista voglio dire che ci sono alcune questioni sulle quali, benché l'alternativa deve essere, come deve essere, plurale nel nostro paese, e ci sono però anche punti di vista assai diversi. Il giustizialismo non è finito, è fallito, ma non è finito in questo paese. E il giustizialismo è stato un movimento di destra, che è qualcosa diversa da avere
un paese in cui la legalità regni. Il giustizialismo è stato l'uso spregiudicato, violento, politico della giustizia, contro avversari politici. È quella forma, diciamo, anche abbastanza odiosa di intolleranza che io vedo trasparire in movimento come quello del 5 Stelle. Io non... In cui la domanda se è meglio la destra americana o la sinistra americana non si risponde dicendo, anzi non si risponde, e se non si risponde vuol dire che non si è in condizioni di preparare l'alternativa. Noi siamo alternativi alla destra in tutto il mondo, lo siamo nelle forme, nelle antiche forme autocratiche, dittatoriali, e lo siamo ancora di più in queste nuove forme che sono più insidiose, perché non ci sarà il salto, non credo che torneranno a farci fare il salto dentro il cerchio di fuoco, ma è ovvio che questa della destra italiana è una forma subdola, diciamo, di occupazione di spazi di potere e soprattutto di regressione di principi e valori a cui noi e per i quali noi ci battiamo da 130 anni. Ho finito, vado a fare il mio obbligo di militante perché parteciperò ad un congresso del Partito dei Socialisti a Trapani, fu la città che mi elesse, e io spero naturalmente che il prossimo congresso da qualche parte in movimento lo faremo assieme. Come diceva non Eriberto Herrera, ma Edward Bernstein, il movimento è tutto e il fine è nulla. Grazie. Ciao. Grazie Roberto. Grazie poco per la tua testimonianza. Ovviamente facciamo i nostri auguri di buon lavoro ai compagni della Federazione del Partito Socialista di Trapani. Noi non siamo alternativi alle forme già organizzate del socialismo italiano, guardiamo con molto rispetto e con molta attenzione a quello che si muove all'interno di quel partito. Stefano Fassina. Buongiorno a tutte e tutti, grazie anche da parte mia per l'invito, è davvero interessante ascoltare le relazioni, l'intervento adesso di Bobo. Ringrazio anche Massimiliano Amato perché mi ha coinvolto a scrivere sulla rivista, cose che ho fatto volentieri, e ritengo che l'iniziativa che Critica Sociale ha preso sia davvero rilevante, perché l'avete detto bene, non insisto, c'è un deficit di cultura politica a sinistra che è impressionante e che ovviamente diventa ancora più, come dire, paralizzante in una fase in cui sta cambiando tutto intorno a noi ad una velocità incredibile. Grazie sempre a Massimiliano Amato ho avuto la possibilità di commentare gli scritti di Giacomo Matteotti, gli scritti economici di Giacomo Matteotti sulla critica sociale, ed è davvero straordinario rilevare l'intreccio tra cultura e politica, cioè Matteotti smontava le tesi di Einaudi che Einaudi scriveva negli editoriali sul Corriere della Sera, cioè quella autorevolezza politica e quella forza politica certo derivava dall'organizzazione, derivava dal fatto che avevi dietro un movimento, ma si sosteneva anche attraverso la battaglia delle idee, quindi è un piano imprescindibile, quindi il lavoro che fa Critica Sociale è fondamentale, e a mio avviso è fondamentale anche per rispondere alle domande che prima Roberto Biscardini poneva, e cioè c'è una domanda di cultura socialista,
guardate, loro l'hanno espresso molto bene, ma per quanto mi riguarda l'indicatore più evidente è il voto delle fasce popolari. Certo. Cioè, se uno vede il voto delle fasce popolari si accorge del dramma nel quale siamo, non in Italia, ovunque, perché è così anche negli Stati Uniti rispetto a Trump. La sinistra storica in tutte le sue articolazioni, anche quella che si definisce radicale, antagonista, prende il voto di quelli che stanno bene. Quelli che stanno male o non vanno a votare o quando votano non votano per le forze della sinistra storica. Cioè, questo è il dato drammatico di sintesi. Prima diceva, no, per te sta battuta, a Milano c'è una giunta di sinistra, una città ricca, ma le giunte di sinistra ci sono perché diciamo nelle città, nei centri delle città ci sono i ricchi, perché dove ci sono i poveri o quelli che stanno male o che sono disoccupati o che sono precari, la sinistra non tocca palla. E quindi perché c'è bisogno di cultura socialista? Perché siamo in queste condizioni. E guardate, l'altro punto che a me impressiona è di fronte al fallimento dell'ideologia e dell'agenda neoliberista, che come il giustizialismo che prima ricordava Bobo, non è finito, il neoliberismo non è finito, ma è fallito in modo conclamato, perché ci avevano raccontato che attraverso i mercati globali si sarebbe arrivati ad una pacificazione liberal-democratica a livello universale. Il fallimento conclamato dell'ideologia e dell'agenda neoliberista è, diciamo, fa venire fuori una caduta di lucidità incredibile delle classi dirigenti non solo italiane. È impressionante la caduta di lucidità. Oggi c'è un editoriale sul Corriere della Sera che, no, di uno che scrive, non uno per caso, ma uno dei principali, che scrive, no, del wishful thinking di un presidente, di un premier europeo eletto diciamo da tutti i cittadini europei. Cioè, delle cose. E quindi questo bisogno di cultura socialista oggi è, a mio avviso, evidente e prepotente nella sua intensità. Siamo ad uno snodo. Prima ricordava il congresso del Partito Socialista Europeo. Io mi sono letto il manifesto finale approvato. Fa male leggere quel manifesto, perché sulle parti fondamentali, oggi la questione fondamentale è la guerra o la pace. Cioè, permettetemi di dirla così, stai con Macron o stai con Papa Francesco? Perché o c'è l'escalation o c'è il negoziato, non ci sono alternative. E i socialisti europei scrivono in quel manifesto che l'Ucraina deve riconquistare la sovranità sul territorio internazionalmente riconosciuto prima del 2014. Votano al Parlamento europeo una risoluzione nella quale è scritto che l'Ucraina deve vincere e riprendersi anche la Crimea. Poi dice che uno non va a votare, ma se uno deve scegliere le elezioni europee tra chi sta con i socialisti europei e chi sta con il Partito Popolare, dove sulla guerra dicono le stesse cose, sull'economia dicono le stesse cose, ma perché o scelgono l'originale oppure non vanno a votare, no? come succede, perché sulle questioni fondamentali, la pace e la guerra e l'economia, no? Dici le stesse cose, perché mi devo scomodare e andare a votare? Quindi, ecco, io ritengo che ci siano delle questioni fondamentali da affrontare. Movimento, a me piace molto questa espressione socialismo largo, mi ci sento dentro, con tutti i miei limiti, per carità, mi ci sento dentro. Oggi che vuol dire socialismo largo? A mio avviso noi dobbiamo ritematizzare il rapporto tra dimensione nazionale e dimensione sovranazionale. Cioè, se uno oggi ritiene
che l'orizzonte siano gli Stati Uniti d'Europa con la eliminazione o diciamo la, il ridimensionamento della dimensione nazionale, a mio avviso è legittimo, per carità, ma sta su una strada davvero poco produttiva. Noi sull'Europa dobbiamo andare avanti, ma il punto è come. È chiaro che non si deve tornare indietro, ma il punto è come andare avanti. Si riconoscono le comunità nazionali, il luogo fondamentale dove ancora vive la democrazia, come, come soggetti protagonisti del processo di integrazione che deve riconoscere la pluralità dei popoli, la pluralità delle comunità, oppure si arriva a un indistinto, fantasioso, inesistente popolo europeo a quale fare riferimento? Che rapporto c'è tra dimensione nazionale e dimensione europea, ripeto, in una prospettiva di integrazione? Oggi i rapporti con la Russia, perché è così importante la guerra? Oltre per le ragioni che sono state dette, ma è chiaro che a seconda di come va a finire si prospetta lo scenario per i prossimi decenni. Se c'è una rottura diciamo insanabile con la Russia, sarà faticoso costruire un ordine internazionale multipolare, perché se non lo fa l'Europa, se non svolge l'Europa questa funzione di ponte, chi la deve svolgere questa funzione? Quindi se va a finire male sull'Ucraina, cioè se non si finisce con un compromesso e con un negoziato, ma si finisce con l'escalation, ma è chiaro che avremo una situazione, diciamo, nel migliore dei casi bipolare, dove pezzi di mondo fondamentali saranno attratti dall'altra parte. Il Brasile, in queste settimane, il Brasile ha la presidenza del G20. Lula ha invitato Putin, il ministro degli esteri Lavrov ha partecipato a Brasilia alle riunioni del G20 dei ministri degli esteri. Cioè non ci stanno pezzi importanti di mondo che non sono dittatoriali, non ci stanno all'ordine, non stanno con noi se si dovesse configurare un ordine bipolare tra le presunte democrazie e le presunte reali dittature. L'Europa deve svolgere un altro ruolo. E appunto a me preoccupa perché con sempre più disinvoltura si sta proponendo l'alternativa tra welfare state e warfare state, continuamente, siccome siamo minacciati, siccome bisogna costruire una difesa europea, e allora ci dispiace, dovete rinunciare al welfare perché prima viene la sicurezza militare. È chiaro che noi siamo morti così, noi diciamo quello che è il socialismo largo, come è stato chiamato. E quindi bisogna proporre, bisogna rendere esplicita una strada diversa, innanzitutto nella discussione culturale e politica, poi anche sul piano organizzativo. E qua chiudo, chiudo. Ovviamente l'unità a sinistra è importante, però penso che non sia condizione sufficiente, è condizione necessaria ma non è condizione sufficiente. Abbiamo bisogno di ridefinire delle categorie fondamentali che per quanto mi riguarda, ora non c'è tempo di discutere qua, qualcosa ho accennato, per quanto mi riguarda non sono adeguatamente definite. E se non c'è questo lavoro di ridefinizione, la somma non farà il totale. Cioè possiamo metterci tutti insieme. Io ritengo, premesso che sono a disposizione personalmente e con la piccola associazione nella quale sono assolutamente a disposizione a lavorare insieme nelle forme che riterrete opportune. Noi a settembre facciamo la scuola di formazione politica e vi coinvolgerò sul versante dei docenti, quindi potrà essere un momento. Dopodiché io penso che realisticamente noi abbiamo un'area di riferimento, che è l'area progressista, che è quella che è, e io credo che questo socialismo largo dovrebbe avere l'ambizione
di incidere in quell'area in tutti i suoi soggetti. Per quanto mi riguarda, nessuno dei soggetti che oggi è in campo è adeguato alle sfide che abbiamo di fronte. Quindi c'è un lavoro da fare che, per quanto mi riguarda, deve essere trasversale, no? non confinato da una parte. C'è un lavoro politico, di lavoro di cultura politica da fare, trasversale. Ecco, a mio avviso la voce di critica sociale è essenziale affinché quel lavoro possa essere un lavoro adeguato alle sfide che abbiamo di fronte in questa fase storica. Grazie. Grazie. Senti, adesso dai i tempi. Sì, sì, poi darò anche i tempi. Sì. Grazie a Stefano Fassina. E io penso e credo che di intercettare anche il vostro sentimento, che noi alla fine di questa assemblea dovremo assumere, per quello che può valere e avrà più, diciamo, un valore simbolico che politico stringente, effettivo, un ordine del giorno, una mozione di intenti, chiamatela come volete, rispetto al tema che era al centro della riflessione di Stefano e che è la questione assorbente di questa fase della storia, è la guerra. Noi dobbiamo alla fine di questa assemblea, non dico votare un ordine del giorno perché non è un'assemblea formale, ma dobbiamo assumere questo impegno ad impegnarci, appunto, scusate il bisticcio dei termini, a lottare per un immediato cessate il fuoco a Gaza, e perché nel conflitto russo-ucraino le ragioni del negoziato prevalgano su quelle della prosecuzione del conflitto. E per questo, perché ci dia proprio le coordinate di questo, chiamiamolo così, ordine del giorno, mozione di intenti, voglio dare la parola brevemente a Raniero Lavalle, che ci ha fatto l'alto onore di essere presente ai lavori di questa assemblea. Grazie. Intanto io vi ringrazio dell'invito che mi avete fatto, è un onore per me venire a incontrare i socialisti, e devo dire che sono molto contento di questa vostra decisione di rilanciare, di riproporre l'ideale socialista, che io penso voglia dire proporre un socialismo ideale. Perché solo un socialismo ideale può essere il portatore di un ideale socialista, non è un gioco di parole. Io ricordo, ho sentito gli operai un secolo fa che dicevano, cantavano «Avanza con noi l'epoca nuova», e l'epoca nuova oggi è più che mai necessaria, quantomeno perché è finita la vecchia, ed è finita la vecchia epoca con un disastro che è quello a cui stiamo assistendo. E in questo disastro a me pare che uno degli indici, dei segnali più significativi, sia la corruzione delle parole, quelle che Fassina chiamava le categorie, io chiamo le parole, che sono degradate, sono travisate, anche le parole che hanno fatto la nostra storia. E le parole, guardate, sono importanti, perché le parole creano la realtà. Ognuno lo dice con la sua cultura. Io vi posso dire che nelle prime pagine della Bibbia Dio nomina il cielo e il cielo è. Dio chiama firmamento, chiama la terra terra e la terra è. Dice che ci deve essere la luce e la chiama giorno. Dice che ci deve essere il buio e lo chiama notte. Quindi le parole creano la realtà, e poi dice che bisogna dar luogo all'uomo. E all'uomo che cosa dice Dio per prima cosa? Dai il nome alle cose. E l'uomo, dando nome alle cose, le costituisce, le crea, le fa essere.
E allora anche noi, forse dando il nome a questa società che vogliamo e chiamandola socialista, forse la possiamo anche costruire. E io vorrei solamente citare alcune delle parole che sono state travisate, sono state diffamate. E la prima parola è il lavoro. Il lavoro è diffamato, non solo è negato, precarizzato, sparcellizzato a tempo, ma è diffamato, perché quando si parla di mercato del lavoro vuol dire che il lavoro è una merce, non è il modo in cui le persone realizzano se stesse. E quando il lavoratore che non trova lavoro e che viene mortificato da questa società viene chiamato non lavoratore ma occupabile, questo è un affronto a quelli che cercano lavoro e che vorrebbero lavorare. E quindi ricordiamoci che il lavoro, che era entrato nella Costituzione, cosa straordinaria, coperto di garanzie e di onore, è stato distrutto proprio nella sua dignità, a cominciare dall'abolizione della scala mobile e poi il Jobs Act, come anche è stato ricordato. Il lavoro è diffamato, è screditato, non è considerato come il perno, come in qualche modo il traguardo più importante che le persone devono raggiungere. E come la parola lavoro è stata screditata, anche la parola guerra. Pensate, questa cosa che noi odiamo, la guerra, ma oggi è perfino diffamata, perché quando a Gaza si dice che c'è una guerra, ma la guerra si offende, perché non è una guerra quella che c'è a Gaza, è un genocidio. E allora non si può chiamare guerra, non si può chiamare guerra quella che è in corso tra Israele e Hamas, perché purtroppo è un genocidio. Certo, noi non possiamo usare, per carità di patria, diciamo questa parola, perché quando si dice genocidio giustamente gli ebrei si commuovono, si spaventano, perché l'unico genocidio per loro, il più tremendo della storia recente, è stato la Shoah, e quindi non si può parlare di genocidio, bisogna dire il massacro, lo sterminio, la strage. Però se noi andiamo a guardare la Convenzione internazionale per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, che è stata la prima convenzione che le Nazioni Unite, che l'ONU, che il mondo uscito dalla Seconda Guerra Mondiale ha prodotto, noi vediamo che cos'è il genocidio. Il genocidio è il tentativo di distruggere un gruppo sociale, un popolo, una nazione, di colpire i membri. Non, ma non nel senso di abolire un intero popolo, anche se viene condotta un'azione di distruzione, di espropriazione, estromissione di alcuni membri di un gruppo sociale, perché appartengono a quel gruppo sociale e per questa sola ragione. Quello è un genocidio, anche se non investe tutto un popolo. E allora quando l'oggetto della guerra è la distruzione di Hamas, vengono chiamate Hamas i palestinesi, quello è un genocidio dei palestinesi, perché sono uccisi in quanto palestinesi, non in quanto sono terroristi o come li si voglia chiamare. E quando il Corriere della Sera dice sì, sono stati uccisi questi obiettivi, per dire che sono stati obiettivi alcuni dei membri o esponenti di Hamas, le vittime sono chiamate obiettivi, non sono più uomini uccisi, non sono più persone che sono fatte morire. E quindi il genocidio è questo, è questo. E allora noi diciamo che non solo a Gaza, ma tutte le guerre sono un genocidio. Dobbiamo cambiare il nome alla guerra. La guerra è di per sé genocida. Tant'è vero che sono uccisi quelli che hanno la divisa dell'esercito avversario solo perché hanno quella divisa, non perché sono cattivi, sono giovani ragazzi di straordinaria amabilità, ma sono uccisi perché hanno quella cultura, quella divisa, cioè appartengono a quel gruppo nemico. E quindi ogni guerra è un genocidio, ogni guerra è un genocidio, e in quanto tale noi dobbiamo essere contro la guerra e considerarla un crimine. Non è che c'è la guerra regolata dal diritto, per cui ci sono perfino le convenzioni di Ginevra in cui si dice quali sono le azioni legittime di una guerra. Tutte le azioni della guerra sono illegittime, sono un crimine, perché sono
parte di un genocidio. Questo credo che sia l'orizzonte che anche il socialismo deve adottare, che probabilmente si dovrà anche dire in questo vostro documento, perché la vera, il vero ripudio della guerra è considerare che la guerra come tale è un crimine, come tale è un delitto contro l'umanità. Non ci sono i danni collaterali, sono tutti principali, perché se l'obiettivo di una guerra è uccidere il nemico, e quindi l'uccisione del nemico non è un effetto collaterale di altri obiettivi che si perseguono, un territorio, un primato economico, ma se diventa l'obiettivo stesso della guerra uccidere il nemico, questo è un genocidio. E allora quello che oggi ci viene prospettato, il documento, la risoluzione approvata il 29 febbraio dal Parlamento europeo, che dichiara la guerra alla Russia, a non bel dire che non siamo in guerra con la Russia, siamo in guerra, l'hanno dichiarata. E quando stamattina la Repubblica, in un titolo a calazzo di scatola, dice l'Unione Europea teme la guerra, ma che significa? L'avete dichiarata la guerra e poi temete la guerra? Ma certo che c'è la guerra se voi l'avete dichiarata. Ma questa guerra contro la Russia, che poi fa parte di una scelta globale che è stata fatta ormai dagli Stati Uniti da due decenni, cioè dopo la tragedia delle due torri, l'idea che la relazione internazionale non è una relazione di rapporto, di dialogo, anche di competizione, ma è un rapporto di competizione strategica, cioè militare. Cioè noi stiamo al mondo, ogni paese, ogni stato, ogni leviatano, fatemi dire questa parola, sta in rapporto con gli altri in un rapporto di competizione strategica, cioè di guerra. Questo dicono gli Stati Uniti, altro che Trump o Biden, tutti e due dicono la stessa cosa, perché sono i documenti del Dipartimento di Stato, sono i documenti della Casa Bianca, sono i documenti del Pentagono che dicono la stessa cosa. Il prossimo decennio e forse i prossimi decenni sono il decennio o i decenni della competizione strategica, da cui naturalmente gli Stati Uniti devono uscire vincitori. E cosa vuol dire uscire vincitori dalla competizione strategica che abbraccia tutto il mondo? Vuol dire essere i primi nel mondo, dominare il mondo, ma questo è il nuovo imperialismo come non si è mai conosciuto, perché finora nel passato gli imperi erano anche loro pluralisti, c'erano tanti imperi, ma questo impero che si sta progettando è l'impero sul mondo, sulla terra, e questa è una cosa orrenda. Non è solamente, come dice giustamente Fassina, non possiamo fare un'Europa che ignora le differenze nazionali, culturali, eccetera, ma il mondo viene concepito come un unico mondo in cui per ora c'è questa contrapposizione tra l'Occidente e il resto del mondo. Ma cos'è una partita di calcio? L'Occidente contro il resto del mondo. Ma che cosa vuol dire il resto del mondo? Vuol dire che noi siamo contro tutti gli altri. Ma se siamo contro tutti gli altri, vuol dire che noi pensiamo che i nostri valori, il nostro, anche il nostro modo di concepire la democrazia, perché guardate, non c'è un solo modo di concepire la democrazia. La democrazia non è solo andare a votare, e non è con questo che possiamo giudicare né le elezioni russe né le elezioni in Ucraina, quando mai si facessero, e tantomeno quelle americane. La democrazia è un'altra cosa, non è solo andare a votare, è dare un senso, è dare il socialismo, lo si può chiamare socialismo o in un altro modo, ma è la Costituzione italiana, questo è la democrazia. E allora, se questa guerra viene progettata come il sistema di guerra che deve regolare d'ora in avanti tutte le relazioni mondiali, ma allora che cos'è questa guerra che ci viene proposta? È una guerra civile. È una guerra civile mondiale nel momento in cui parliamo di globalizzazione, cioè di un mondo che è andato unificandosi, che ormai ha superato le barriere, le dogane economiche, eccetera. Se parliamo di un mondo unito e quindi di una umanità unica, di un mondo che ha una sua unità organica, allora le guerre dentro questo mondo sono guerre civili. E guardate che la guerra civile, io voglio citare un autore che certamente è discusso, perché è Carl Schmitt, che ha avuto i suoi problemi con il nazismo, quindi viene considerato, ma che è stato un grande teorico del diritto pubblico europeo. E diceva Schmitt, la guerra civile è la più terribile di tutte le guerre. Esatto.
la guerra come principio e sovrano del mondo, che è stato teorizzato fin dall'inizio dei secoli da Eraclito, raggiunge nella guerra civile la sua massima distruttività e crudeltà, perché nella guerra civile vuol dire che non viene riconosciuta la dignità del nemico, non viene, pur appartenendo tutti allo stesso ordinamento giuridico, il nemico viene considerato come non umano, come animali umani, come purtroppo sono stati definiti oggi i russi, e quindi viene negato al nemico il diritto di esistere, la possibilità di esistere, e quindi la guerra civile è la più terribile di tutte le guerre, e noi siamo oggi condotti a questa guerra civile. E allora, per concludere, perché non voglio portarvi via troppo tempo, ma insomma la scelta allora che voi stessi riconoscete che oggi è predominante e preliminare tra la pace e la guerra vuol dire questo, vuol dire riconoscere che ci sono degli uomini, dei popoli, delle culture che hanno il diritto di stare al mondo, e se noi diciamo che i valori dell'Occidente sono quelli che devono prevalere su tutto il resto del mondo, vuol dire che noi riteniamo che solo i cosiddetti valori dell'Occidente sono valori e gli altri sono disvalori, e allora se sono disvalori devono essere aboliti, devono essere cancellati, e torniamo al genocidio. Quindi questa è la premessa, diciamo, fondamentale. Io qui non voglio fare adesso la pubblicità del tentativo che stiamo facendo di andare alle elezioni proprio proponendo un'alternativa alla scarsa propensione verso la pace delle forze politiche esistenti. Ma lasciatemi dire, non si tratta di pace, amore e fantasia, si tratta di pace, terra e dignità. Cioè si tratta dei tre pilastri fondamentali su cui si può fondare una vita umana, umanamente, antropologicamente, ma anche politicamente, anche economicamente, in cui si recupera il lavoro, in cui si recupera la dignità delle persone, e anzi, perché siamo stati anche attaccati perché abbiamo preso in carico la rivendicazione dei trattori, la dignità di tutte le creature, anche degli animali che sono trattati, ma possiamo usarli perché ci sono stati dati in dominio, ma non dobbiamo trattarli in questo modo crudele in cui noi facciamo gli allevamenti delle mucche, dei buoi, il modo in cui noi per un puro profitto, per una pura produttività, trattiamo queste povere creature che certo non sono umane, ma anche loro soffrono, anche loro hanno i dolori, anche loro fanno parte di una natura che va rispettata. E quindi il discorso ecologico è un discorso che non è solamente di produttività o di difesa o di salvaguardia di un futuro per il mondo che ci sta sfuggendo di mano, ma vuol dire restituire a tutti i componenti della natura, a tutte le creature dell'ordine terrestre, vuol dire riconoscere un diritto, a, se non alla vita, quantomeno a un rispetto e ad una possibilità di vita finché c'è, che non sia dolorosa, che non sia atroce. Ecco, queste sono le cose. Allora, dire pace vuol dire tutte queste cose e molte altre di cui adesso non parlo perché è stato detto che dovevo fare un breve intervento. È breve, vi ringrazio, tanti auguri, un abbraccio. Beh, che cosa aggiungere alla lezione di Raniero Lavalle? Solo che cercheremo di trascrivere questa bella testimonianza, e se lui ci autorizza la vorremmo pubblicare sul prossimo numero della Critica Sociale. Andrea Silvestrini, che è segretario provinciale di Roma del Partito Socialista Italiano. Adesso scatta il minutaggio, 10 minuti per intervento, si preparino Anna Falcone e Mara D'Ercole, perché finora è stata un'assemblea a rigidissima segregazione sessuale, questo io non riesco a sopportarlo. Grazie. Grazie a tutte e tutti. Faccio anche gli onori di casa per ragioni di campanile, essendo romano, e un saluto anche a chi ci sta seguendo da remoto, visto che c'è la diretta, e chi ci seguirà poi seguendo la registrazione di Radio Radicale, che ringrazio. Grazie a Critica Sociale, che ha avuto l'intelligenza
in questo momento difficile e la voglia di organizzare un dibattito del genere. Grazie poi ad Alberto, a Massimiliano, a Roberto e ad Andrea, che vedo seduto lì davanti, che sono stati i motori organizzativi dell'iniziativa. Grazie a voi che siete qui, siete venuti da varie parti d'Italia per una cosa, perché io credo che in questa sala ci sia un comune denominatore, che non è tanto l'appartenenza a una vecchia storia socialista di oltre 40 anni, ma è una sensibilità odierna rispetto alle grandi questioni del mondo che ci affliggono, che ci sono. Vedete, quando chiesero a La Fontaine tanti anni fa perché sei socialista, lui rispose: perché il mio compagno di classe non aveva le scarpe. Dietro questa frase vecchia c'è però l'essenza di una sensibilità politica, di un'appartenenza politica, di una militanza politica. Quella che dovremmo oggi avere noi rispetto alle grandi questioni del mondo: la pace e la guerra, la democrazia, gli autoritarismi, la mancanza di diritti umani in gran parte del globo. Queste sono le grandi questioni che tornano i socialisti, se li mettono al centro del dibattito politico, ad essere protagonisti. Non sei protagonista se ricevi tre telefonate da tre partiti del 2% che ti dicono: vieni con me e portami i voti, e ogni riferimento è puramente casuale. Sei protagonista del dibattito politico se porti queste questioni a una discussione più ampia del centro-sinistra, coinvolgendo tutte le forze politiche. Proprio in questa sala, 2 anni fa, e ringrazio qui oggi anche di essere presenti i compagni della Federazione di Roma, Marcello, vedo Valerio, c'era Roberto, abbiamo presentato una maglietta, Marcello forse se la ricorda, con due parole semplici: pace e lavoro. Questo esattamente 2 anni fa. Sono 168.000 i morti in tutte le 40 guerre che ci sono oggi nel mondo, poi non parliamo solo di due, ma sono più di 40, e sono un'enormità. Cioè, immaginate voi due stadi pieni, due finali di Champions League, stati strapieni di morti. Cioè, che senso diamo alla vita umana? Cioè, spesso parliamo della guerra come di una partita di risico. Ragazzi, dietro una morte c'è un dramma. E qui noi dobbiamo non mobilitarci di più. Dobbiamo lottare affinché il negoziato diventi l'unica via di risoluzione per i conflitti. Lo dobbiamo pretendere, dobbiamo riaccendere il conflitto. Ha ragione Roberto, non sei un estremista degli anni 70 o 60, sei attuale. Condivido ogni parola della sua relazione. Riaccendere i conflitti sulla questione della pace, sulla questione del lavoro. Del lavoro. Ford 2 giorni fa ha licenziato 16 operai, 16 lavoratrici e lavoratori, proprio qui. I socialisti non hanno detto nulla. Noi saremo con la Federazione Romana probabilmente lì davanti in settimana, ma dobbiamo riaccendere il conflitto tra lavoro e capitale. Dobbiamo interrogarci sulle grandi questioni della dignità umana, che passano per la pace, perché ragazzi, ci ritorno, l'escalation, ma se c'è l'escalation non c'è il futuro, Cioè, interroghiamoci su questo, pensiamo a questo, e quindi la pace al primo posto, la questione democratica al secondo, e al terzo la grande questione del lavoro, che è la questione della dignità delle persone. Pertini lo diceva bene: senza lavoro puoi bestemmiare, imprecare, puoi fare quello che vuoi, ma non vivi. Sei libero di fare tutto tranne che di vivere. E cerchiamo anche, e questo lo dico a chi ha cercato di essere socialista in questi 30 anni, cerchiamo di riusare un linguaggio semplice, perché in fondo il socialismo è anche semplicità. Saragat diceva: scuola, casa e ospedale. Nenni diceva:
che il compito del socialismo era quello di far stare meglio le persone. E penso che oggi noi, se usiamo questo linguaggio, se ci approcciamo anche alla politica in maniera semplice, non vuol dire essere populisti, significa essere dalla parte delle persone, con le persone, farci capire e farci comprendere. Il 50% degli aventi diritto non va a votare, e non va a votare perché la politica è diventata molto molto distante dalle persone. Io in un'assemblea qualche settimana fa ho detto: il nostro compito, nel nostro piccolo, non è quello di dare delle risposte a tutte, perché probabilmente nemmeno ce le abbiamo, no? Però in questo momento proviamo, se ci riusciamo, a risvegliare qualcosa che sta dentro ogni persona. Cioè indigniamoci, le persone non si indignano più. E noi possiamo provare a fare questo: facciamo rindignare le persone. E lanceremo presto una campagna che è: non è normale. Non è normale guadagnare 3 euro, 4 euro l'ora. Non è normale morire sul posto di lavoro. Non è normale venire uccise da un compagno, da un fidanzato e da un marito. Non è normale. E allora ricominciamo ad indignarci, ricominciamo a pensare, a muoverci, a riunirci. Questo possiamo fare nel nostro piccolo. Ricominciamo dalle cose semplici. Altra cosa e ultima, e concludo. Penso che non basti essere stati socialisti 40 anni fa per definirsi socialisti oggi. L'ho scritto, l'ho detto e lo continuo a dire. Basta dire: riuniamo i socialisti, basta. Le persone in 40 anni hanno cambiato posizione, hanno cambiato idee, hanno cambiato valori, hanno cambiato tutto. Creiamo un progetto politico nuovo, con delle parole d'ordine forti, diamo delle risposte socialiste a questi problemi e riuniamo intorno a questo progetto politico quelli che erano socialisti, quelli che non lo sono mai stati, per arrivare ad un consenso che ci porti ad essere sì protagonisti, per poter cambiare l'esistente, modificare l'esistente, se no diventa pura filosofia. Questo oggi chiedo alla comunità dei socialisti, quella del PSI, ma quella anche che sta fuori dal PSI, soprattutto, dice Roberto accanto a me, ha ragione, sulle forme di come continuare questo percorso ed organizzarci avremo modo di discutere sicuramente, però l'importante oggi è essere stati qui, è ragionare insieme, confrontarci e dirci le cose in maniera molto chiara, netta, diretta, senza girarci intorno. Ogni tanto in politica bisogna prendere posizione, bisogna fare delle scelte. E io penso che la scelta oggi rivista qui sia netta sulla pace, sulla dignità del lavoro. E quando parliamo però di dignità del lavoro, qui c'è un bellissimo volantino di Socialisti in Movimento che io condivido e vi invito a leggere e a far girare. 6 punti sacrosanti, perché non puoi portare avanti questi 6 punti, parlare di queste questioni e poi andare a fare accordi elettorali con chi ha disatteso punto per punto queste 6 questioni. Ti contraddici e noi non possiamo più farlo, non dobbiamo più farlo e non vogliamo più farlo. Siamo dalla parte delle persone, siamo dalla parte del lavoro, siamo dalla parte della pace. Grazie. Grazie Andrea. Andrea poneva una questione che per cautela, per non per timidezza però,
noi abbiamo lasciato sullo sfondo, che è la modalità organizzativa. Noi siamo, io l'ho detto nella mia breve introduzione, noi intendiamo rimanere una rivista. E questo significa che non significa che ci riduciamo però alla mera testimonianza culturale, significa che agitiamo la battaglia delle idee. Poi io credo che anche Alberto nelle sue conclusioni vorrà avanzare una ipotesi non organizzativa, ma una modalità di interlocuzione tra di noi, tra almeno tra quelli che si sono visti oggi e tra gli oltre 300 che hanno aderito al nostro documento, al documento della critica sociale. Poi Alberto, non voglio anticipare le sue conclusioni, Alberto Benzoni delineerà un possibile percorso di interlocuzione. E comunque le cose che diceva Andrea aprono una finestra importante di dialogo tra un pezzo del mondo per il socialismo. Consentimi, Andrea, di continuare ad usare questa espressione, ci teniamo particolarmente, di un pezzo di questo mondo per il socialismo e la forma organizzata attraverso cui in questo momento i socialisti sono presenti nella vita politica di questo e nelle istituzioni di questo paese. Anna Falcone. Anna, bravo. Ciao. Grazie veramente a tutti e a tutte, anche se effettivamente le donne sono un po' troppo poche oggi, per l'invito, e grazie alla Critica Sociale per questa iniziativa. Io condivido pressoché tutto di quello che è stato detto in precedenza. Mi limiterò a fare soltanto alcune riflessioni. Come diceva Roberto, sono venuta solo per il piacere di vedere un po' di compagni, perché ho l'influenza da una settimana e oggi è il primo giorno che sto un po' meglio. Io penso che il socialismo sia molto più diffuso di quanto non lo rendano evidente le forme organizzative, sia partitiche che movimentiste o associative, attualmente presenti. E sono profondamente convinta che molti giovani, molti degli astensionisti che mettono a rischio la possibilità stessa di configurare una democrazia, visto che ormai spesso anche più del 50% degli aventi diritto non votano, non lo facciano perché fondamentalmente nelle diverse articolazioni in cui il socialismo si declina non trovano nulla di quello che non solo fa parte dei nostri ideali, ma è anche scritto nella nostra Costituzione, nulla di credibilmente interpretato dalle forze politiche attuali. E allora l'unica risposta è quella di non giocare. Io credo che questa sia la minaccia più grande che riguarda la possibilità stessa non solo di ricostruire il socialismo. Io non credo che ci siano, al momento lo dico con grande franchezza, le condizioni per costruire un partito del socialismo in Italia. Quello che è in Europa, anch'io ho partecipato con piacere al congresso del PSE, e quanto di più disarticolato ci possa essere, se noi pensiamo alle posizioni dei socialisti danesi, molto simili a quelle della Meloni, si pensi solo all'immigrazione, e pensiamo alle posizioni invece del Partito Socialista Spagnolo e di Pedro Sanchez, facciamo fatica a pensare che facciano parte della stessa famiglia politica. Le cose stesse che fanno sono profondamente diverse. Da una parte Sanchez ha fatto in parte quello che, anche qui Roberto dobbiamo dirlo con molta onestà, in Italia ha fatto il Movimento 5 Stelle, il reddito di cittadinanza devono farle le forze progressiste, ci devono arrivare anche molto tempo prima di quando non ci sia arrivato il Movimento 5 Stelle. Le battaglie sulla pace, le battaglie che rifiutano la polarizzazione, tu da che parte stai, tu da che parte tifi,
Ecco, queste cose dobbiamo farle noi, e quando parlo di noi non parlo solo dei socialisti, parlo di chiunque, insomma. Vedo qui veramente con piacere e con affetto Raniero Lavalle, anche nel mondo cattolico si muove con queste idee. Il socialismo che nasce come un'idea profondamente laica, di forte rifiuto e critica anche alla Chiesa cattolica, oggi si trova a essere molto più vicino alle idee di Papa Francesco di quanto non siano le idee di tanti leader che pure si definiscono di area progressista. Io sono stata molto contenta di vedere come però le nostre idee in qualche modo abbiano contaminato e continuino a contaminare tanti spazi. Noi sappiamo bene come nel Partito Democratico ci sia un'area che è dichiaratamente ispirata a idee socialiste. La battaglia che con molte difficoltà sta facendo Elly Schlein e con poca sensibilità da parte del suo partito, credo che sia una battaglia che chi dall'interno, dall'esterno vada sostenuta. Le posizioni che hanno assunto Sinistra Italiana e Verdi, Alleanza Verdi-Sinistra, sono alla fine delle posizioni molto simili alle posizioni del socialismo spagnolo. Insisto, le posizioni di tanta parte del mondo cattolico sono assolutamente convergenti su questa idea. E allora probabilmente prima ancora di ragionare sulle forme organizzative, le forme organizzative arrivano quando c'è una massa critica che a un certo punto ha bisogno di un'organizzazione. E il socialismo, l'abbiamo detto più volte, non viene calato dall'alto, è qualcosa che nasce dal basso. E allora forse più che questo bisogna provare a essere contaminanti, ognuno negli spazi che riesce a occupare, negli spazi che riesce in qualche modo a rendere fecondi. Perché quella che tutti soffriamo moltissimo è proprio questa mancanza di uno spazio politico e democratico, comunque esso sia. Io non sarei contenta oggi di incontrarmi, come sono contenta in questo momento, con compagni e compagni che conosco da una vita, e parlare solo fra di noi di cose che ci trovano assolutamente convinti e persuasi. Io sento l'esigenza di parlare delle cose in cui crediamo e di fare anche le battaglie, no? Per l'attuazione della democrazia, per l'attuazione dei diritti costituzionali, per l'evoluzione del nostro modello democratico. Anche noi, no? Che ci riteniamo un mondo occidentale, viviamo una democrazia finta. Viviamo una democrazia in cui, non ricordo chi l'ha detto prima, mi pare Stefano Passino o qualcun altro, e ci limitiamo a pensare che la democrazia sia andare a votare. In Russia votano e non scelgono. Noi votiamo, ma siamo liberi di scegliere? No. E allora probabilmente questa critica politica e sociale dobbiamo iniziare a farla proprio al nostro interno e ragionare su come gli spazi della democrazia ci sono stati tolti, i tempi della partecipazione ci sono stati tolti. Un'altra battaglia molto importante è proprio quella sul diritto al tempo. Se tu lavori tutto il giorno per avere uno stipendio, ammesso che sia uno stipendio, che a malapena ti permette, insomma, di pagare l'affitto di un bilocale, di comprare il minimo per la tua famiglia, ma che uomo sei? Che partecipazione puoi avere? Noi tante volte, anche solo in questo, no, invitare le persone alla partecipazione politica, non ci rendiamo conto che la stragrande maggioranza delle persone non ha il tempo neanche di iscriversi a una bocciofila, figurarsi di fare politica, che significa studiare, significa incontrarsi, significa perdere il tempo e spendere il tempo, impiegarlo, investirlo a confrontarsi con persone che non necessariamente hanno letto le stesse cose che hai letto tu, hanno fatto la vita che hai fatto tu. Ecco, noi penso dovremmo lavorare per questo, proprio per la ricostruzione di uno spazio politico e democratico, la contaminazione delle idee, e soprattutto per riprenderci, è il titolo di un breve saggio che ho pubblicato nell'ultimo numero di Italiani Europei, riprenderci il diritto di contare, perché noi purtroppo non contiamo niente. La cosa più drammatica è che la stragrande maggioranza delle italiane e degli italiani non vogliono la guerra. Vorrebbero tutti quanti poter investire i soldi che si stanno spendendo per le armi nella sanità, perché è inaccettabile che anche solo per fare una radiografia tu debba aspettare un anno, quindi non hai più il diritto alla salute, hai il diritto a morire. Se poi però vuoi abortire, no, quello non lo puoi fare, perché guai ad azzardarti a esercitare una libertà e un diritto sul tuo corpo. E io che sono credente non ho mai pensato di farlo, ma non mi sognerei mai di negare a chiunque il diritto di farlo, proprio perché lo so.
Ecco, tutte queste cose rendono i nostri discorsi fuori dal tempo, rendono i nostri discorsi fuori dalla realtà, e la cosa di cui soffro di più è vedere come i miei stessi studenti all'università, quando ne parliamo non in termini politici, quando ne parliamo solo parlando dei principi costituzionali, di cos'è il principio personalista, di cosa sono i diritti fondamentali, di cosa significa dire nell'articolo 49 che i soggetti non sono i partiti politici ma sono i cittadini che hanno diritto a partecipare, addirittura per determinare l'indirizzo politico nazionale. Questi cascano dal pero dicendo: ma di che mondo state parlando, prof? Ecco, è una voragine così grande quella in cui siamo caduti, che il lavoro da fare è veramente, fa paura, fa tremare i polsi. Quello in cui oggi mi sento impegnata è soprattutto questo. Io vorrei tanto che in questo paese ci fosse un partito sinceramente ispirato al socialismo italiano, il motivo per cui continuo a non avere tessere di partito è anche questo. Ma non mi sognerei di condannare i compagni che in qualche modo lavorano anche nei partiti politici, anzi io li ringrazio perché sono probabilmente soggetti contaminanti. Ringrazio tutti quelli che in qualche modo si impegnano in maniera diversa, perché vuoi a pensare che i socialisti la devono pensare tutti alla stessa maniera, noi siamo libertari. Ed è quello che vi invito a fare. Ovviamente qualsiasi lavoro che vada in questa direzione mi troverà convintamente al nostro fianco, ma rendiamoci conto che siamo ancora veramente pochi quelli che ne hanno consapevolezza. Io penso che dobbiamo andare a scovare i socialisti inconsapevoli e soprattutto a stimolare i tantissimi giovani che magari credono in questi valori però ancora non lo sanno. Io ovviamente firmerò affinché la lista di Raniero possa essere presente alle elezioni europee. È un obiettivo anche questo ambiziosissimo, Raniero, molto difficile, conosciamo la legge elettorale, però io penso che chiunque dovrebbe potersi presentare alle elezioni, e trovo illiberali, non solo antidemocratici, che ci gli ostacoli che vengono posti alla possibilità di aprire alla partecipazione politica. La cosa adesso sì, lo faremo sicuramente, appena sto un po' meglio lo faremo sicuramente. Però la cosa che mi dispiace è che ancora una volta alle elezioni europee si sia persa l'occasione di parlare di quella che doveva essere veramente la prospettiva europea nell'ottica del socialismo. Chiudo subito, Roberto. Ovvero la possibilità di avere in uno spazio europeo che sicuramente riconosca le specificità culturali, identitarie, non lo direi mai perché è una parola che non mi rappresenta, però ci restituisca la consapevolezza che in Europa o si ragiona su diritti comuni, su una fiscalità comune, su una partecipazione reale in tutti quanti i paesi, e permettetemi di dirlo, anche sulla rivalutazione del ruolo dello Stato e dell'Europa. Per me l'idea di federalismo europeo non è un'idea che nega gli Stati, è un'idea insomma che mette insieme delle diversità per essere insieme più forti. Ma se non si ragiona in questa prospettiva, noi continueremo a essere inesistenti, irrilevanti, servi, così come stiamo dimostrando di essere in questo drammatico, terribile momento in cui assistiamo inermi allo sterminio o al genocidio di un popolo. Io penso che nessuno possa avere l'esclusiva di una parola, perché purtroppo la storia non dà esclusive, e visto che le lezioni non le impariamo, io, come ho sempre condannato lo sterminio e il genocidio degli ebrei, condanno altrettanto anche solo una piccola percentuale o una quasi totalità di quello che hanno fatto al popolo ebraico, e trovo drammatico che chi abbia subito queste violenze non riesca a vederle e a riconoscere negli altri popoli. Vi ringrazio moltissimo, vi auguro un buon lavoro e spero di rivedervi presto. Grazie ad Anna Falcone. Prima, cosa che riprendeva anche Anna nel suo intervento, è stato in vari interventi è affiorato questo tema del socialismo dal basso, delle piccole grandi aree di resistenza che si stanno organizzando. Roberto li chiama socialisti inconsapevoli per certi versi,
delle piccole grandi aree di resistenza che si stanno organizzando nella società, nel mondo del lavoro, per arginare questa ondata l'ondata di piena della nuova ristrutturazione del grande capitale organizzato. È una reazione all'indifferenza. Una delle vicende simbolo è una vertenza che abbiamo ospitato sulle pagine della critica sociale in uno dei primissimi numeri, dove io ho voluto, forse anche un po', permettetemi, in controtendenza rispetto alla stessa storia della critica. La critica era l'organo dell'ala riformista del socialismo italiano, della parte. Io ho voluto istituire all'interno della critica la sezione questione operaia, e una delle primissime testimonianze è stata quella di Mara D'Ercole, della compagna Mara D'Ercole, che è qui con noi, è una compagna del sindacato, della CGIL, e gli diamo la parola. L'avvertenza era quella di GKN, anche se in realtà oggi parlerò solo marginalmente di GKN. Guardate, io leggo perché prima di tutto così non mi impiccio nei miei ragionamenti e poi perché così rispetto i tempi. E allora, innanzitutto grazie mille per l'invito, perché secondo me è importante poter ascoltare oggi tutte, che sono poche, lo sottolineo anche io, e tutti, e confrontarsi sugli spazi di ragionamento comune e di convergenza, per utilizzare appunto lo slogan del collettivo ex GKN. Quale spazio di convergenza c'è per le nostre riflessioni su questa crisi sociale, economica, climatica e anche democratica? Quali forme di convergenza possono scuoterci e scuotere chi non partecipa più alla discussione politica, chi non partecipa più al voto o chi si affida al populismo? Per chi non crede più di poter uscire dalla cappa di mancanza di alternative che ci soffoca e che ha frammentato qualsiasi istanza di cambiamento sistemico e radicale, metabolizzandola e trasformandola in qualcosa di compatibile con lo status quo, che ci ingrippa come fossimo un motore ingrippato, che ci ingrippa da decenni e che ha finito con l'ingrippare anche il funzionamento della nostra democrazia. Perché uno dei presupposti al giorno d'oggi per sperare di poter mettere insieme l'aspirazione all'uguaglianza e l'aspirazione alla libertà sarebbe una democrazia che funziona. Nei giorni scorsi, sfogliando i giornali, navigando in rete, sentendo parlare di guerre, di autonomia differenziata, di premierato, e vivendo poi la vita di tutti i giorni in una famiglia normale, con due genitori che lavorano, magari con una persona disabile in casa, e sapendo quindi, no, che devi ingegnarti per arrivare alla fine del mese, perché praticamente non hai la sanità pubblica e i salari in Italia sono fermi da 30 anni, mi è capitato di leggiucchiare e di ascoltare un po' di cose, e tra queste, ognuno ha le propri svaghi, ho ascoltato un podcast sulla democrazia in cui intervistavano questa filosofa che si chiama Nancy Fraser, che a me piace molto, e che a un certo punto diceva, questo mi ha fatto pensare al documento che ha convocato l'assemblea, lei diceva: nel mio lavoro accademico sono stata sempre circondata da scienziati politici che si chiedevano quale fosse in un determinato momento il determinato problema di un sistema politico e come lo si potesse risolvere. Ma nessun problema di un sistema politico può essere risolto senza affrontare la contraddizione importante che si è creata tra democrazia e capitalismo, in particolare quello che viviamo noi dei nostri tempi. Perché a partire dalla divisione creata d'arte tra sfera politica e sfera economica, che mai era esistita prima, non esiste
esisteva nella democrazia greca, non esisteva nel feudalesimo, la separazione tra potere politico e potere economico. A partire da questa separazione creata dal capitalismo, siamo arrivati ad oggi alla situazione in cui il capitalismo finanziarizzato globale continua ad aver bisogno del potere politico, perché ha bisogno di chi gestisce l'ordine pubblico, ha bisogno di chi emette moneta, ha bisogno di una serie di funzioni che devono essere svolte dagli stati, ma allo stesso tempo se ne deve liberare, non vuole pagare le tasse, delocalizza, offshoreizza, mercatizza e svuota le funzioni della politica. E il côté ideologico del capitalismo neoliberista è riuscito a riformare i sistemi finanziari, a ridefinire il confine fra politica, stati ed economia, con mega corporation che pesano economicamente più di molti stati, depotenziando e svuotando di effettività la democrazia e i poteri pubblici di cui avremmo bisogno per risolvere i problemi del 99% che sta su quell'immagine. Le persone normali, non dei deficienti, ma quindi il 99%, va veramente ai matti quando si rende conto che chi dice di rappresentarli non ha più la reale possibilità di occuparsi dei loro problemi. Iniziano a immaginare che il problema siano i migranti o che il problema sia il cattivo di turno, l'ordine pubblico. E quindi o crede che i problemi possano essere risolti dall'uomo o dalla donna forte, nel nostro caso, oppure iniziano a distaccarsi dal sistema politico, a rassegnarsi e a non partecipare più al voto. Come si fa? È quello che ci stiamo chiedendo più o meno tutti quanti oggi. Come si fa a cambiare? Allora, Fraser dice, bisognerebbe riuscire a creare, ad unire in un unico framework i socialisti dormienti, no? Se si riuscisse a unire i conflitti strutturali che ci sono in questo momento, che sono razza, genere, sfruttamento del lavoro, espropriazione, oppressione razziale, colonialismo, imperialismo, che sfociano inevitabilmente nelle guerre. Se si riuscisse a creare, a mettere insieme tutti questi innumerevoli movimenti, si riuscirebbe a creare un blocco controegemonico che probabilmente riuscirebbe a fare, come diceva nella citazione di Rosselli prima il compagno, a far ripartire qualche cosa che parta dal basso. Lei cita anche Du Bois, questo sociologo americano che in un suo libro sulla guerra civile americana e sulla ricostruzione dice che il sindacato dei lavoratori bianchi e il movimento degli schiavi liberati non sono riusciti dopo la guerra civile americana ad unire le loro forze. Se quei due movimenti si fossero annusati e riconosciuti, probabilmente il capitalismo, la storia americana sarebbe stata diversa e la storia del capitalismo sarebbe stata diversa. Il tema quindi sarebbe far convergere, unire le forze, creare questo blocco sociale controegemonico per far partire un cambiamento dal basso. E se la parola intersezionalità Nancy Fraser la chiama proprio una buzzword, una parola d'ordine, una parola che è diventata di moda. Lei dice il sintomo che questa parola, l'utilizzo di questa parola, perché le parole definiscono, il fatto che questa parola sia diventata di moda può essere un segno positivo, può voler dire che si può riuscire a mettere insieme le forze. Questo avverrà, non avverrà, io non lo sappiamo, chiaramente noi nel nostro impegno quotidiano, il fatto stesso che tutti quanti siamo qui e ci parliamo, vuol dire che noi proviamo a convergere e a far intersecare queste lotte. Riuscirà anche questa volta il capitalismo a ingoiare e trasformare queste istanze di cambiamento, oppure queste istanze di cambiamento
riusciranno a mettersi tutte assieme. Non lo so, io da sindacalista lo spero, a volte ho dei dubbi, io sono una sindacalista abbastanza eretica, non sempre amata dal mio sindacato, ma non so, vedo un indebolimento. Raccontavo prima, la mia categoria in azienda ha proclamato uno sciopero su una vertenza specifica dell'azienda il giorno 8 marzo. Il giorno 8 marzo, quando le strade erano piene di donne che manifestavano. Allora, è chiaro che il sindacato, che a me sta particolarmente a cuore perché è il primo attacco della reazione neoliberista dopo, alla fine del trentennio glorioso, il primo attacco che è stato sferrato dal neoliberismo è stato quello al sindacato. Distruggere il sindacato è la cosa più importante. Io penso però che il sarebbe importante non solo per la politica ma anche per il sindacato fare un'analisi di quello che è successo al sindacato durante il trentennio neoliberista, un'analisi della contrattazione, un'analisi della bilateralità, perché pensare che la cinghia di trasmissione non sia esistita, la cinghia di trasmissione continua a esserci e gli scambi ci sono, quindi il virus che ha colpito la sinistra storica, tradizionale, occidentale e che ha contaminato e l'ha spinta ad affrontare solo battaglie compatibili con il neoliberismo, in qualche modo è arrivata anche dentro al sindacato e secondo me il sindacato dovrebbe affrontare questa riflessione. E poi ecco, guardare a come affrontiamo ogni volta le competizioni elettorali, anche quello non è incoraggiante. Non è incoraggiante, ma speriamo che si crei veramente questo. Siamo in questo crinale difficile, secondo me, in cui possiamo riacquistare la credibilità nei confronti del 99%, oppure non recuperarla più. Questo sta a noi. Grazie a Mara d'Ercole. Giuseppe Sarro, che è l'editore della Critica Sociale. Buongiorno compagni e compagne. Il compagno della Federazione Socialista Romana parlava di 40 anni. Ci sono personaggi in questa sala che altre che 40 anni. Io personalmente sono stato iscritto al Partito Socialista dal 1971. Detto questo, una piccola un'osservazione preliminare. Io spero che Michele Santoro abbia l'intelligenza politica di capire che ha la necessità di allearsi per un fatto strategico con Sinistra Italiana. Perché una persona come Raniero Lavalle non può essere assente dalla lotta politica, una persona come Raniero presente nel Parlamento europeo sarebbe una voce potente e io non avrei dubbi se questa alleanza avviene a votare per questa alleanza. Ma per questo dico, io spero che gli attori di questa cosa abbiano l'intelligenza di capire che debbono accordarsi, perché tu e altri compagni validi che sono in questa avventura sarebbero una voce potente all'interno del Parlamento europeo. Ma detto questo, compagni, l'altro ieri sono morto 60 migranti nel Mediterraneo e nell'ambiente di lavoro continuano a morire operai. C'è una guerra in Ucraina, c'è una guerra a Gaza. Chi sono i responsabili di queste morti? Sicuramente il governo fascista della signora Meloni, sicuramente la Ursula von der Leyen che non manca di dichiarare che la guerra deve continuare finché non ci sarà la vittoria finale. Ma compagni, siamo responsabili anche noi.
Siamo responsabili per due motivi. In molti c'è indifferenza sostanziale, una sostanziale differenza, e poi c'è l'incapacità di incidere su questi fenomeni. Allora Critica Sociale ha preso questa iniziativa, soprattutto per merito di Massimiliano, ha preso questa iniziativa di incontrarci oggi, perché Critica Sociale nasce, grazie a Filippo Turati e Anna Kulishoff, per dare ai socialisti di fine Ottocento la possibilità appunto di dibattere sui problemi concreti. Filippo Turati nel primo numero dell'anno 1907 scriveva: siamo nati per interessarci alle questioni concrete che più interessano in questo momento in Italia il movimento di organizzazione proletaria, che ha estremo bisogno di essere alimentato e intellettualizzato. In questa frase c'è la sintesi della riunione di oggi. Quindi è con questo spirito che è nato questo documento a cui molti hanno dato adesione, perché non vogliamo parlare a una stretta cerchia di intellettuali, ma vogliamo riuscire a parlare con quelle persone che ogni giorno vanno a lavorare e trovano le fabbriche chiuse perché il padrone ha deciso di trasferire altrove la fabbrica. Vogliamo parlare con le vedove di quegli operai o con i vedovi di quegli operai e operaie che vanno in fabbrica e muoiono sul posto di lavoro. Vogliamo parlare con quei trasportatori di Amazon che senza lavoro e senza tutele girano sui motorini per quattro soldi, con il rischio di trovarsi poi un giorno in mezzo allo Stato. Non vogliamo costruire un partito, non è nostra intenzione, né vogliamo costruire la riedizione di un partito o di partiti che oggi non hanno più senso, anche perché oggi esistono, che si definiscono socialisti, una serie di organizzazioni: Partito Socialista, due partiti socialdemocratici, Socialismo 21, Socialismo in Movimento, Risorgimento Socialista. Costruire un'altra organizzazione non ha senso. Il nostro obiettivo è quello di creare una piattaforma, dare a questa piattaforma un progetto, anche perché è più adeguata ai tempi, dare un progetto a questa piattaforma e coinvolgere la gente su questi obiettivi che noi abbiamo individuato. Gramsci, di cui io sono un estimatore, e a proposito di questo mi permetto di dire: finiamolo con questa divisione fra comunisti e socialisti. È una dimensione, è una discussione fuori dal tempo. Oggi queste intellettualità hanno il dovere di incontrarsi, e Gramsci diceva: il vecchio mondo sta morendo e quello nuovo tarda a venire. In questo chiaroscuro nascono i mostri. E Goya, in un suo famoso dipinto, titolava questo dipinto: il sonno della ragione genera i mostri. Allora dobbiamo uscire dalla logica del sistema liberistico e neocapitalistico e creare un movimento socialista che tenda alla realizzazione di quel modello di società che i padri costituenti hanno disegnato nella nostra Costituzione, che ha il suo fondamento su due principi fondamentali: la centralità del lavoro nei rapporti sociali e nel riconoscere la funzione sociale della proprietà. I governi che si sono succeduti negli ultimi 30 anni, con leggi limitatrici dei diritti civili, economici e politici, hanno svuotato in maniera formale e sostanziale la nostra Costituzione e i principi di democrazia. Parlo del titolo quinto della Costituzione, che ha voluto il Partito Democratico per scavalcare a destra la destra. Parlo delle leggi elettorali, tutte basate su principi maggioritari e con premi di maggioranza. Parlo della riduzione del numero dei parlamentari, volute dai Movimento 5 Stelle, della riforma dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, che in quel documento che circola stamattina è messo come primo punto all'ordine del giorno, fino ad arrivare alla proposta di premierato e all'autonomia differenziata. Quindi dobbiamo parlare. Io con Felice Pesostri, ridendo, scherzando, prendendoci in giro, ci definivamo austromarxisti, perché sostanzialmente in quei principi di Otto Bauer, di Karl Kautsky, ci riconoscevamo, e in Italia i maggiori interpreti di questo
questo modo di intendere il socialismo lo sta De Martino, Lombardi, Santi, Codignola, lo stesso Saragat, appunto, che come diceva Massimiliano leggeva il Capitale in lingua tedesca. Quindi, e Riccardo Lombardi parlava di una società diversamente ricca, proprio per intendere il concetto di socialismo all'interno di una società democratica. Come? Oggi più che mai quindi si pone la necessità, e per questo oggi siamo qui, di costruire un progetto politico che si richiami al socialismo come organizzazione antiliberista e di alternativa sociale, rinnovando l'idea, come diceva il compagno socialista, non mi ricordo mai come ti chiama, però sì, ti tengo sempre presente, l'idea del conflitto sociale come strumento di riappropriazione degli spazi di democrazia che ci vengono sottratti ogni giorno. Lo fecero Matteotti, pagando con la propria vita questo desiderio, e lo fece Gramsci, che fu praticamente spese gran parte della sua vita in galera. Ci sono oggi i giovani che non sono più giovani, che hanno vissuto la crisi del 2008 e sono affamati di politica. Cioè, quello che diceva Anna Falcone poco fa sul desiderio della gente di capire il socialismo è effettivamente sentito, e questi giovani, non conoscendo per colpa nostra questi concetti, si spostano inconsapevolmente verso il qualunquismo e verso una destra del nazionalismo. Allora noi abbiamo il dovere di opporci a questa deriva e spiegare a questa gente ed è colpa nostra, ripeto, fare in modo che questa gente capisca che noi possiamo essere un punto di riferimento. Il Partito Operaio di fine Ottocento poneva come regola fondamentale che potevano aderire al partito soltanto operai, contadini, piccoli artigiani, non gli intellettuali. E quindi, partendo da questo, si capisce che è necessaria questa fusione, questa ricerca di consenso fra noi che ci riteniamo intelligenza e che siamo sostanzialmente figli della borghesia, e quella base operaia che ha bisogno di socialismo. E cosa significa però socialismo? Socialismo significa difesa del servizio pubblico locale, dell'acqua come bene comune, della difesa dell'istruzione pubblica, della sanità pubblica sottoposta a tagli dolorosi dai governatori della regione, schierata a difesa di una sanità privata sempre più aggressiva e sempre più vorace. Quindi dobbiamo restituire alla nostra agenda politica il concetto di socialismo. Quindi va restituita sovranità costituzionale agli Stati, ai quali va consegnata la capacità e la potestà di intervenire nell'economia e sui rapporti proprietari di natura pubblica. Quindi proviamo a costruire una piattaforma, non un partito, ripeto, ma una piattaforma politica che attiri il consenso della base su temi di sovranità popolare, sovranità costituzionale, Stato sociale e democratico, socialismo ecologico e fermo rifiuto dei conflitti come strumento di risoluzione delle controversie fra Stati. In tutto questo, per fare tutto questo, abbiamo bisogno di soci, di alleati. Prima di tutto il mondo cattolico, sicuramente. In secondo, ripeto, recuperare quelle fasce di comunisti che oggi dicono: noi diciamo avevamo ragione noi, e i comunisti diciamo ma la questione morale di Berlinguer, eccetera. E soprattutto abbiamo bisogno dei sindacati. I sindacati, l'UIL è cambiata, l'UIL non è più un sindacato che non si capisce dove voleva arrivare. L'UIL su certi temi è entrata profondamente e sta facendo una profonda riflessione. La stessa CGIL ha fatto uno sciopero contro il governo Monti. Quindi dobbiamo rivolgerci a questi nostri alleati, perché giustamente, se vogliamo riaprire il conflitto sociale, non lo facciamo noi 20-30 che siamo in questa sala, ma lo si fa con il consenso della base. Chiudo dicendo soltanto una cosa: Critica Sociale e Il Lavoro, che è un giornale socialista fondato da Luigi Cacciatore nel lontano 1922, sono a disposizione di tutti i compagni che vogliono contribuire
a dibattere, a discutere sugli argomenti che abbiamo, che sono tanti, non soltanto quelli a cui ho accennato così brevemente. E quindi facciamo che questi due giornali diventano la piazza in cui ci si incontra la domenica per discutere di politica e poi lunedì andare a lottare. Grazie compagni. Grazie Sarno. Adesso diamo la parola ad Antonio Focillo, che è un vecchio dirigente dell'UIL. Diversamente giovane. Ma buongiorno a tutti e non dico grazie di essere stato invitato, perché quando Roberto mi ha proposto sia l'adesione al documento e sia la partecipazione era ovvio che fossi qui con voi, non poteva essere diversamente. Quindi grazie a chi si è inventata l'idea, e credo che alla domanda che faceva il Presidente, alla prima domanda che faceva e chiedeva a tutti noi di dare non solo un'adesione formale e parolaia, ma anche di mettersi a disposizione, io per quello che umilmente posso fare sono a disposizione, perché di quel documento ne condivido tutto, compreso le virgole e i punti. Perché è stato spiegato in tanti interventi quelli che sono i contenuti e quello che andrebbe portato avanti per innovare profondamente in una società che sta perdendo, diciamo, tutte le remore, perché ormai tante cose sono cambiate, si può definire una nuova era in cui tutto è oscuro e tutto è da riconquistare, perché si sta perdendo poco a poco. Io la prima annotazione che vorrei fare velocissimamente, perché ho cominciato a scrivere, uscirà sul prossimo numero, e anche per critica sociale, visto che sono uno scrittore e un giornalista, quindi ogni tanto mi diletto a scrivere, è questa. La prima cosa che noi dovremmo tentare di fare è quella di riavvicinare le persone e farle discutere. Guardate, non c'è più l'abitudine alla discussione, lo si vede anche fra di noi. Dopo un po' di tempo che c'è l'attenzione, comincia a scemare l'attenzione, perché non siamo più abituati a discutere, a ragionare, e invece ci dovrebbe essere tanto bisogno di ragionamento e di discussione per coinvolgere le persone, perché molto spesso le persone che non possono discutere immaginano che il loro problema personale è più importante di tutto il resto, quando invece, se tu trovi una sede dove discutere, ti rendi conto che in una gerarchia di interessi è l'interesse generale che è più importante, e che una volta che è soddisfatto può anche risolvere il tuo interesse particolare. Ed era quello il senso della politica. La politica quando si faceva con la P maiuscola e non con la P minuscola, come avviene oggi. Quindi questa è la prima questione, trovare sedi. Guardate, i partiti sono spariti dalla dialettica politica, quella importante, perché non hanno più sedi nei territori. Avendo chiuso le sezioni, non c'è più un rapporto diretto fra chi opera o chi vive nel territorio con i suoi bisogni e chi poi li deve rappresentare. Ma ci sono state anche tante altre cause che hanno portato a ogni momento elettorale a un ridimensionamento di quella che era la partecipazione. Quando c'era il proporzionale, quando c'era la politica, partecipavano l'80-90% ai momenti elettorali. Oggi siamo sotto il 50%. Questo che significa? Che c'è quasi una suefazione al peggio. Non si ha la capacità, l'idea che si possano cambiare le cose col proprio esempio e con la propria partecipazione, perché tanto decidono sempre gli altri. Questo è il senso. Ma perché è successo tutto questo? Primo, dicevo, per l'allontanamento dai luoghi dove poi la gente ha i bisogni e ha bisogno di risposte, risposte che la politica non gli dà più. Secondo, ma vi ricordate che cosa erano i partiti? Tutti noi, io anch'io sono stato iscritto nel 71, quindi ho ben 50 anni di partecipazione al Partito Socialista, lo ero, lo sono, lo sarò, quindi non c'è stato mai un dubbio nel mio modo di comportarmi. Roberto mi conosce da una vita, abbiamo fatto battaglie insieme per Riccardo Lombardi, per Michele Achilli, poi siamo insomma sempre stati impegnati in prima persona. Ma i partiti prima rappresentavano un'idea, un modello,
un valore, un'idealità. E tu partecipavi e facevi dalle cose più umili, da attaccare i manifesti, a partecipare alla vita politica perché credevi in quel valore e in quell'ideale. Perché quel valore e quell'ideale ti dava un modello di società che quel partito voleva rappresentare. E siccome quel modello di società era, almeno per alcuni, migliorare le condizioni delle persone, battersi per un cambiamento, per dare un futuro, certezze e prospettive ai figli e ai nipoti, tu anche se eri giovane c'era quella passione politica, quella voglia di partecipare, anche di scontrarti. A Milano ne abbiamo conosciuti di momenti difficili, quando si facevano le manifestazioni a Piazza San Babila, quando i fascisti menavano, e quindi le abbiamo vissute, ma si faceva lo stesso perché era più grande la voglia di partecipare, la voglia di cambiare le cose e di rendere sempre più democratico, più libero e più anche evoluto dal punto di vista di tanti diritti questo paese. Quindi ti sentivi un membro di una qualcosa di grosso cambiamento. Io credo che oggi aver pensato, come si è fatto, di sostituire ai nomi dei partiti i nomi dei leader, ha significato che quel partito non rappresenta più un valore, un ideale, un modello, ma rappresenta l'idea del leader. E tu fai carriera se il leader ti riconosce, se lecchi il sedere al leader, scusate la volgarità. Questo è se. Ma questo che cosa fa? Ha distrutto quella che era la partecipazione all'interno, la dialettica all'interno del partito. Non c'è più dialettica, non c'è più partecipazione, quindi si è messa in crisi una parte consistente della democrazia, perché la democrazia vive se c'è partecipazione democratica, se non c'è partecipazione democratica non c'è democrazia. È questo che è avvenuto fortemente. Quindi ripristinare anche un valore ideale, si sono criminalizzati gli ideali, perché si diceva che gli ideali non dovevano più esistere, perché il mondo era cambiato, ci doveva essere la libertà di mercato, ci doveva essere la riduzione dei diritti e delle tutele, perché solo in quel momento si poteva affermare una nuova emancipazione e quindi anche una distribuzione diversa della ricchezza. Ci hanno fatto vivere i cosiddetti sacerdoti della globalizzazione un mondo in perenne crescita e un mondo di benessere generale. Poi alla fine ci siamo accorti che erano tutto fasulle queste cose. E anche la guerra, guardate, la guerra non è nient'altro che la testimonianza di quei valori assoluti del libero mercato, della finanza, dell'economia, che ha corrotto anche i sistemi produttivi, perché non gli interessava del sistema produttivo, è sempre quello l'interesse. L'interesse economico che privilegia soprattutto alcuni piccoli, tanti, pochi, non tanti, pochi, a dispetto dei tanti che vivono nell'emarginazione, nella povertà, nell'insicurezza e nell'incapacità di avere un futuro anche di benessere. E allora anche qui, noi se vogliamo cambiare le cose, dobbiamo individuare un modello alternativo di sviluppo, un modello alternativo democratico, un modello alternativo partecipativo, perché solo così si può battere. Noi abbiamo un modello sociale che emargina, che distrugge. E quante famiglie oggi vivono nell'indecenza? Per tanti motivi, la compagna della CGIL faceva qualche esempio, ma ce ne sono tanti. Chi muore sul lavoro e all'improvviso la propria famiglia diventa da mediamente, non dico ricca, ma mediamente star bene alla povertà immediata. Chi ha un handicappato in casa, chi ha perso il lavoro, chi non lo trova il lavoro e in casa si soffre perché non ci sono più distribuzioni di ricchezza e quindi capacità di poter vivere la propria vita così come dovrebbe essere, perché la Costituzione, fra le tante cose che avete ricordato, dice anche che bisogna dare uno stipendio adeguato per poter far vivere la propria famiglia. E allora anche lì ritorniamo alla Costituzione, riaffermiamo i diritti costituzionali. Anche questa è stata modificata, vi ricordo, c'era un referendum che voleva addirittura modificare, e guardate bene che quel referendum è venuto dopo che una delle 5 banche americane, che hanno appunto distrutto l'economia mondiale con i subprime e tutto il resto, che cosa diceva la JP Morgan? Che le costituzioni tedesche e italiane erano costituzioni che erano nate dal combattere il fascismo e il nazismo, cosa che oggi non c'era, ma dovendo combattere il fascismo e il nazismo avevano costruito degli strumenti partecipativi e di democrazia, dai partiti, ai sindacati e così via, che non potevano
essere accettati, perché altrimenti la finanza, l'economia non poteva gestire i suoi problemi immediatamente come invece la democrazia costituzionale gli imponeva. Quindi ritorniamo a queste cose, io sono d'accordo con loro, non abbiamo bisogno di fare un piccolo, anche perché nei partiti non ci crede quasi più nessuno. Altrimenti non ci sarebbe quell'astensionismo, per i tanti motivi, alcuni li ho detti, non c'è il tempo, non ho voglia di farvi perdere tempo, ma noi dobbiamo invece rimotivare le persone, cioè svegliargli le coscienze, svegliargli il cervello, svegliargli il cuore, perché la gente si è chiusa in se stessa, perché non si sente rappresentata e si sente sempre più sola e ha bisogno di parlare, di trovare qualcuno. Una volta magari era il parroco, una volta era la sezione di partito, una volta era il sindacato, oggi non c'è più niente di questo. Non ci sono luoghi dove le persone possono andare a spiegare i loro problemi e i loro bisogni. Ed infine, una cosa banale, l'abbiamo detto in tanti anni della militanza socialista, rimettiamo al centro di tutto la persona, l'uomo con i suoi bisogni, con i suoi interessi, col suo, quella sua volontà di vivere una vita normale, una vita senza tanti problemi. Se non rimettiamo questo al centro, di qualsiasi cosa prevale la logica del libero mercato, delle multinazionali, dell'economia improduttiva così come è stato, alla fine l'uomo sarà sempre considerato un emarginato o al massimo un consumatore, perché il consumatore porta ricchezza a coloro i quali detengono non solo la ricchezza ma anche il sistema produttivo, dai giornali alle case farmaceutiche e tutto il resto. E un'ultima cosa, consideratemi, vi chiedo la cortesia di ascoltarmi solo per questa aggiunta che voglio fare. Hanno fatto una prova, non tutti noi l'abbiamo capita nel momento della pandemia, hanno cercato con l'influenzare le coscienze e i cervelli di spiegare che c'era un dramma enorme che avrebbe cancellato l'umanità se non si rispettavano certe regole. Ma voi mi dovete spiegare in quale paese democratico si va a controllare la spesa delle persone, non si fa uscire le persone da casa, non si fa andare, se uno ha una seconda casa nella seconda casa, non si fa vivere le feste con i propri familiari, perché questo è rischioso per l'umanità. E ci si impone una vaccinazione che oggi sta dimostrando quando era sbagliata e si limitano tutte le libertà. Guardate, anche questo è falso. Certo che la salute è una delle cose più importanti, ma la libertà dell'individuo, come la libertà della salute e tutti i diritti che sono previsti nella Costituzione, non hanno gerarchie, sono tutti uguali e allora vanno rispettati tutti. Nel momento in cui mi limiti la mia libertà di movimento, di espressione, perché anche questo nel momento in cui non c'è partecipazione viene limitato, vuol dire che tu stai facendo una violenza ai diritti costituzionali che sono tutti uguali. Grazie. Allora, per ragioni di collegamento ferroviario, Valerio Casilli, che viene da Salerno e deve rientrare perché ha un treno tra poco. Grazie ancora Massimiliano, grazie di Rete Sociale, mi dispiace, avrei avuto anche rinunciato, avrei mandato il mio scritto, hanno voluto che intervenisse. Io voglio dire, riprendo un intervento in un'iniziativa di questo tipo, che è molto bella, dopo tanto tempo, diciamo, io sono da quelli che, parlo un attimo del passato soltanto per avere un riferimento, ha creduto che in Italia a un certo punto, dopo la crisi degli anni 90, potesse essere creato un grande partito socialdemocratico nella crisi che c'era dell'ex partito comunista, attraverso il meccanismo col quale i democratici di sinistra, a mio parere, potevano diventare, insieme alle grandi organizzazioni sociali, la CGIL, la UIL e altri, il motore, un embrione di questo partito socialdemocratico che in Italia oggettivamente non c'era mai stato. Stesso Partito Socialista, del quale ho fatto parte, non mi sembrava avesse del tutto i connotati di questo tipo. Questo progetto è fallito, quindi da quel momento in poi io ho fatto una scelta che è quella di ragionare e lavorare nel settore nel quale ho vissuto la mia attività professionale. Sono un avvocato della sanità pubblica e quindi in qualche modo per anni mi sono battuto all'interno della sanità pubblica attraverso il rapporto con le aree di giustizia, perché quel processo di welfare che era stato creato con grande fatica e con grande difficoltà negli anni 50, 60 e 70 potesse essere ancora fortemente in rapporto col cittadino. Ebbene, ho visto quello che è avvenuto in questi anni
è venuto progressivamente un assalto da parte del settore privato al settore pubblico, alle risorse pubbliche sono state messe nella sanità, uno spostamento di interessi quindi molto forte, un tentativo che si è andato a caratterizzare nell'ambito della sanità per impedire che ci fosse un ricambio, cioè la lobby della sanità in qualche modo ha agito perché attraverso i meccanismi del consolidamento della struttura sanitaria esistente ci fosse sempre di più un consolidamento della realtà sanitaria che c'è a scapito dei giovani che dovevano entrare, quindi la questione del numero chiuso delle facoltà di medicina che oggi è un tappo che impedisce il ricambio, i nostri pronti soccorsi sono chiusi perché non abbiamo i ricambi, dobbiamo andarci a prendere in Calabria i medici che vengono da Cuba, quindi abbiamo una questione drammatica e fondamentale. Ricordatevi che la sanità rappresenta il 60-70% delle risorse di welfare di questo paese e quindi è l'elemento fondamentale su cui si gioca la partita e quindi laddove noi non giochiamo in maniera corretta la battaglia sulla sanità probabilmente quella battaglia la perdiamo, perché in qualche modo laddove il cittadino non può essere più messo in condizione di curarsi, di avere la garanzia della cura, a quel punto probabilmente si sente davvero in una condizione di essere schiacciato, di essere divorato da qualche cosa che non gli dà la possibilità di vivere in maniera equilibrata. Quindi volevo nel mio intervento dare questo segno, il segno che è necessario riprendere dei temi, la sanità, la scuola, anche la questione del welfare legata all'immigrazione deve essere vista con attenzione, perché una delle chiavi, uno dei nodi per i quali abbiamo di fronte a noi un governo nel quale il partito del 27% è un partito che si richiama ad una tradizione, a mio parere, legata all'esperienza post-fascista, nasce proprio dal fatto che la gestione dell'immigrazione non è stata vissuta in questo paese come una gestione di equilibrio, come una gestione di qualità, ma è stata vissuta semplicemente contrapponendo a queste persone che arrivavano da questi paesi, contrapponendo la parte più bassa della nostra realtà sociale. Quindi alla fine per quale motivo oggi sono questi partiti che prendono buona parte dei voti? Perché semplicemente si ritiene che l'arrivo dell'immigrato abbassi il livello dei diritti dei lavoratori che ci sono dentro e quindi abbassando quel livello dei diritti dei lavoratori a quel punto l'immigrato diventa una figura negativa e per cui chi in qualche modo sta nella parte più bassa della nostra fascia sociale ritiene di votare i partiti di destra perché il partito di destra lo tutela contro l'immigrato il quale gli leva i diritti. Questi sono gli elementi sui quali dobbiamo andare a guardare un progetto di rinascita di una piattaforma socialista, perché è chiaro che la collega parlava in maniera semplicistica del fatto tra il ragionamento tra i danesi e gli spagnoli, i livelli di discussione sono anche questi e dobbiamo quindi sapere che questi livelli di discussione, se vogliamo andare a riparlare con la povera gente, con quelli, io parlo dei miei figli, io ho difficoltà a parlare con i miei figli oggi danno per scontato il liberismo, la questione del liberismo è una questione radicale, dicono le condizioni che noi ci troviamo nell'impresa, nella ristorazione, cioè sono queste e queste condizioni dobbiamo vivere, allora il problema è di scardinarla questa cosa, di creare una condizione per la quale i giovani soprattutto abbiano la coscienza che hanno dei diritti. Oggi loro non l'hanno questa coscienza, combattono ognuno di loro precarizzata di fronte a tutti gli altri. Allora questi elementi sono gli elementi che possiamo mettere a disposizione perché ci sia una piattaforma sulla quale rinasca un'idea di socialismo democratico che, e chiudo su questo, perché dicono come me, io come dire, tra i miei avi ho una persona che è stato il primo deputato socialista di Napoli, Pietro Casilli. Parlo di un uomo degli albori del Novecento e questi uomini facevano proprio questo, andavano a parlare con la gente, cercavano di ragionare e di convincerli che occorreva stare insieme, essere uniti. Faccio una battuta, il loro giornale, voi avete parlato del lavoro, critica sociale, avevano un giornale che si chiamava La Terra, quindi probabilmente avevano la convinzione di essere anche dei terroni, ma perché nella terra, insieme con chi sta anche del mondo agricolo, con chi si unisce, si può trovare una soluzione per stare insieme. Oggi c'è bisogno di stare insieme. E utilizziamo anche i metodi che ci dà la tecnologia, i metodi che oggi consentono, una volta per fare un'assemblea ci voleva un lavoro immane di contatti, telefonati, oggi basta un circolo WhatsApp per fare un'assemblea se siamo d'accordo. Allora dobbiamo cercare di essere anche bravi a utilizzare la tecnologia a favore, Teams, i meccanismi possono essere pure quelli che mettono insieme le persone e ce l'hanno imparato qualche partito, i 5 Stelle ce l'hanno imparato, hanno fatto un partito del 15% in questo modo. Noi dobbiamo fare in modo che anche i meccanismi della nuova comunicazione siano in grado di mettere insieme la gente per poter portare avanti le ipotesi di piattaforma che ci ha annunciato Massimiliano con l'idea sociale, che io sottoscrivo e sul quale mi sento impegnato. Grazie. Grazie Valerio. Paolo Zinna.
da Milano, da Milano. Poi abbiamo... No, l'ho spento. Bene, buongiorno a tutti, così va bene. Tutti voi sapete sicuramente che qualche giorno fa è stato impedito a Maurizio Molinari, il direttore di Repubblica, di parlare all'Università di Napoli. Questo ha suscitato molte considerazioni, molti rimproveri, è intervenuto anche il Presidente della Repubblica su questo fatto e non posso che essere d'accordo. Io chiedo a voi che siete qua, quanti di voi sanno che il 5 di marzo l'Associazione Amici di Israele e l'Associazione Pro Israele a Milano hanno cercato di fare la stessa cosa a un seminario tenuto dal Dipartimento Internazionale di Scienze Politiche dell'Università di Milano, cioè non tenuto da un gruppo di terroristi palestinesi. È uscito anche un articolo sul Corriere, ma l'articolo sul Corriere teneva conto delle ragioni dei palestinesi, degli israeliani, che erano essenzialmente che tra gli invitati c'era la dottoressa albanese, che ha un incarico ufficiale come rapporteur delle Nazioni Unite per la situazione in Palestina. Allora, noi siamo in una situazione oggettivamente, credo che questo sia un fatto sul quale bisognerebbe che riflettessimo. Non ho sentito che il Presidente della Repubblica sentisse il bisogno di intervenire su questo fatto milanese. E voi tutti, scommetterei, nessuno di voi ne sapeva nulla. Bene, io credo che una delle caratteristiche che ancora prima che l'animus socialista, ma fa parte della nostra civiltà europea, ci sono due elementi. Primo, credere che le cose siano conoscibili razionalmente e che quindi si possa stabilire ciò che è giusto e ciò che non lo è. E la seconda, che tutte le persone abbiano un valore assoluto che non possa essere utilizzato e trascurato a favore di altri punti. Allora, noi abbiamo due situazioni di guerra sicuramente molto molto complesse e difficili, piene di tanti elementi. Allora, io credo che da parte di tutti sia profondamente sbagliato, credo che Amato lo abbia detto nell'introduzione, scegliere la posizione senza se e senza ma. Ma voglio dire qualcosa di rigoroso e anche un po' duro. Qualcosa, guardate, io non ho il gusto di chiamarmi vecchio, sono vecchio e ricordo i partiti della sinistra del passato che erano anche duri e rigorosi nel comportamento anche verso i propri iscritti. E quindi io dico che chi ha fatto la scelta senza se e senza ma, noi dobbiamo tenerlo lontano da noi per il futuro, ricordarci queste cose, chi ha abdicato alla ragione. Guardate, non c'è bisogno di essere socialisti, diceva le stesse cose Benedetto Croce al tempo della prima guerra mondiale. Allora, e guardate che non dico queste cose con facilità, perché sono anche magari persone che ho considerato amico in passato, ho in mente dei nomi precisi di Milano, non parlo così genericamente. Allora, a questo punto bisogna scegliere, bisogna essere rigorosi. La seconda cosa che dico è questa. Ovviamente in tutte le situazioni c'è chi ha un po' più ragione e chi ha un po' più torto. C'è l'aggressore, come si diceva, c'è l'aggressore, l'aggredito, eccetera. Allora, noi possiamo considerare nemici i governanti del nemico o i governanti di chi fa peggiori prepotenze. Possiamo considerare forse fra gli avversari anche la società di quei paesi che si è lasciata irretire in convinzioni, e lo vediamo dai comportamenti elettorali, in convinzioni sbagliate, in convinzioni aggressive. Non potremo mai considerare avversari la storia, la tradizione,
la storia di un popolo. Allora, quelli che 2 anni fa hanno lavorato per condannare non il comportamento del governo russo, non il sostegno che la popolazione russa dava a questo governo e continua a dare a questo governo, ma la storia e la traduzione russa, non fanno parte della nostra storia. Quelli che hanno voluto cacciare artisti, sportivi, non fanno parte della nostra storia. E tanto per non far nomi, comincio col sindaco di Milano, che ha cominciato su questa strada per basse ragioni di ricerca di popolarità. E allo stesso modo critico fortemente coloro che lavorano oggi per interrompere i rapporti tra le nostre università e le università israeliane. Difficilmente potrei pensare peggio del governo e anche della società israeliana di oggi. Ma interrompere i rapporti culturali non vuol dire lavorare per la pace. Vuol dire lavorare per la guerra calda oggi e per la guerra fredda domani. Grazie. Ho dimenticato completamente di portare il saluto di Stefano Carluccio. Sì, sì, no, no, non lo faccio io, lo faccio io. Sì, sì. Sì. Sicuramente. Dunque, grazie a Paolo Zinno, Beppe Giudice. E poi si prepara Amadio e poi Borioni. Io non mi ero preparato nessun discorso. Allora, voglio dire. Beppe Giudice da Potenza. A Potenza, voglio dire, dalla terra di Rocco Scodellaro. A terra di Rocco, che i paesi dei miei genitori, che sono a 35 km da Potenza, verso est, molto più vicino a Potenza che a Matera, sono a 15 km da Tricarico. Tant'è vero che i miei genitori, sono due paesi appunto vicini, 7 km l'uno dall'altro, hanno ricevuto la cresima dal vescovo di Tricarico, che era Monsignor delle Nocche, che era un avversario di Scodellaro. Cioè, non è che era un avversario, si dispiaceva che Scodellaro, che aveva studiato poi dei preti a Sicignano, e anche degli Alburni, era poi diventato socialista. Ma in realtà poi erano quelle cose che succedevano in quel periodo. E quindi voglio dire, questa è la testimonianza mia, è questa testimonianza di uno che viene da una vecchia famiglia socialista, con un nonno materno, con i fratelli che stavano nel Partito d'Azione, quindi conoscevano Lombardi molto, molto, da molto tempo, Lombardi, De Martino, Vittorio Foa. Entrarono nel PSI nel 1947, quando Lombardi e Foa fecero confluire il Partito d'Azione nel PSI, non tutto, che una parte andò nel Partito Repubblicano. Pure nei socialdemocratici, Codignola è stato un periodo. Non lo rifate la storia. Vabbè, comunque lasciamo bene. Mio nonno poi ha sostenuto Lelio Basso, da vice segretario della Federazione di Potenza nel 1959, però era contrario alla scissione del PSIUP. E quindi si ritrovò con Lombardi, con Riccardo Lombardi, con Codignolo, Giolitti e Santi. Era la famosa, la nuova sinistra, non la sinistra carrista di Vecchietti, perché Basso non era carrista, sia ben chiaro, era tutt'altra cosa Basso. Comunque la sinistra socialista autonomista in cui mi sono sempre ritrovato. Non voglio dire, non volendo mettere da parte anche il resto, voglio dire, De Martino, Giacomo Brodolini, Gino Bertoldi, per esempio, uno che è stato dimenticato, un grande compagno socialista dimenticato, Gino Bertoldi, Giacomo Mancini, sono quelli che, voglio dire, mi hanno in qualche modo formato. Io sono pienamente d'accordo con quello che ha detto il caro compagno Roberto Biscardini. Sono totalmente d'accordo, quindi
voglio dire, non riprendo quello che ha detto, l'esigenza di un movimento per il socialismo che sia veramente un'alternativa all'esistente, insomma, all'ordine sociale e economico esistente, perché è una necessità per l'umanità a questo punto qua, la ripresa del conflitto sociale, del conflitto di classe, intesa in senso democratico, la rivalutazione della tradizione socialista in positivo, non in negativo, non contro qualcuno, ma a favore di una rinascita della cultura generale della sinistra. Quindi si rivolge anche a chi è stato nel Partito Comunista, anche a chi è stato nella Sinistra Cattolica. Ecco, questo è il senso, voglio dire, per me, di una rivalutazione di questa cultura socialista. Io non ho più altro da dire, perché condivido sulla pace. Io addirittura voglio dire, ho bannato uno del Circolo Rosselli di Milano che mi aveva definito utile idiota di Putin. Io non sono assolutamente, considero Putin un tiranno e un delinquente, tra l'altro è pure un corrotto, ma sono contro la guerra. Sono contro una guerra che serve solo a incentivare l'industria delle armi, a portare avanti una guerra di logoramento che produrrà solo morte e dagli esiti terribili. Sono contro, voglio dire, questa identificazione con lo Stato fascista di Israele, che sta conducendo un vero e proprio genocidio. Quello è un genocidio. Si può chiamare crimine di guerra, ma è un genocidio, perché là c'è di mezzo la pulizia etnica dei palestinesi. Cioè, è giustamente stato detto, come un popolo che ha subito un genocidio terribile. Io sono sempre stato solidario col popolo ebraico. Quanti socialisti ebrei, tedeschi e austriaci sono stati ebrei, voglio dire. Marx era ebreo, voglio dire, no? Però oggi sta facendo, voglio dire, un'operazione di pulizia etnica, perché vogliono cacciare i palestinesi dalla loro terra. Questi, e producendo quel massacro, 30.000, giustamente disse Gutierrez, ha intervistato a Fazio. No, nella guerra russo-ucraina, che dura 2 anni, sono state 15.000 morti civili. Nell'attacco a Gaza 32.000 nel giro di 4 mesi, più o meno. Questa è la situazione. Quindi io ho già sottoscritto il documento, quindi voglio dire, tutto quello che ha detto Massimiliano, tutte le cose, quindi finisco qui. Scusate, ma non mi ero preparato l'intervento, quindi voglio grazie, andare un po'. Grazie, Peppe, invece è stata, invece la tua, io ci tenevo particolarmente alla tua testimonianza. Amadio, Paolo Amadio, che viene ad illustrare una importante iniziativa, perché riparte, ma di fatto non si è mai interrotta, voglio dire, ma riprende con maggiore lena l'iniziativa contro il Rosatellum, per l'abrogazione del Rosatellum. È un tema che è entrato in molti interventi, queste leggi elettorali che si sono susseguite negli ultimi 30 anni nel nostro paese, che hanno di fatto cambiato i connotati a questa democrazia. Allora, io mi chiamo Paolo Antonio Amadio, ringrazio per... devo stare distante con me, io non sono abituato parla, a parlare. Tu parla. Vediamo, mi sentite? Te lo regolo io, tu parli. Di più? Tu parli. Così. Allora, la cosa che desidero dire è che negli ultimi 4 anni ho lavorato assiduamente con Felice Besostri, proprio veramente quotidianamente. E l'ho seguito in tutte le sue iniziative. Abbiamo cominciato con un comitato per la rappresentanza parlamentare che ha poi sostenuto la campagna dei ricorsi. La campagna dei ricorsi è stata bloccata a livello di magistratura ordinaria con delle posizioni, diciamo, abbastanza forzate della
avvocatura dello Stato, che se uno ci pensa bene, è vero che proceduralmente, dovendo chiamare in giudizio il Presidente del Consiglio, lui manda l'avvocatura dello Stato. Ma che c'entra l'avvocatura dello Stato, per esempio, a arrivare a intimidire i giudici con il fatto che si discuta qualcosa per cui l'esecutivo dovrebbe seguire, mentre la legge elettorale, l'esecutivo, non può dire nulla? Ecco, questa è l'Italia, secondo me. E quando ci domandiamo che cosa sia la sovranità popolare, io non voglio aprire questo discorso per come la penso, perché so che Felice mi disse: se tocchi la sovranità popolare io non ti parlo più. Ma bisognerà aprire questa discussione, perché la politica in fondo è l'atto attraverso il quale la società si interconnette, interagisce con le sue istituzioni, e pertanto la società, ve la dico così, non ha senso in fondo che abbia la sovranità, deve avere il potere civico, perché la sovranità che è priva di strumenti per esercitarla è un grande inganno. Detto questo, vorrei dire ancora un'altra cosa, poi vi dico la cosa. Riguardo alla Palestina, io ho scritto in momenti non sospetti, perché appena dopo il 7 di ottobre, che a Israele sarebbe bastato non fare nulla per cambiare 2000 anni di storia. Questo è il senso, secondo me. Ma lì andiamo a guardare ancora un'altra cosa. E mi spiace che avrei voluto seguire l'intervento di Raniero Val. E il problema grosso che... Poi mi fermo, eh? La Fallaci parlava di scontro di culture. E sbagliava, perché non è per niente uno scontro di culture. Il monoteismo è la stessa cultura, e il monoteismo, e adesso tagliatemi pure la testa, è la matrice della guerra, di un certo tipo di guerra, perché se io posso dire che Dio è con me e quell'altro non è il Dio vero, i problemi ci sono. Mi fermo qui, andiamo al pratico. Allora, il pratico è che un gruppo di cittadini, ho appena finito di dire all'Anna Falcone, i cittadini, i pezzenti che si devono autofinanziare, si tassano per portare avanti il referendum, perché nessuno ci dà retta, ovviamente non possiamo immaginare che ci ne dà retta i partiti, perché noi andiamo contro il sistema, non contro un partito, contro il sistema, ma anche chi è organico a questo sistema non ci aiuta, e denuncio, perché lo posso denunciare, la CGIL, che parla nella via maestra di cambiare la lettera elettorale, dopodiché dai documenti interni scompare ogni forma di riferimento alla legge elettorale. Ecco, noi avremo bisogno di moltissimo aiuto. Il referendum, i quesiti sono già stati controllati e li depositeremo a metà di aprile. Da quel momento in poi avremo bisogno del massimo del sostegno di chi crede a questi referendum. Tutta la parte tecnica dei referendum è pubblica, sta diventando pubblica. Per cui chi fosse interessato si può rivolgere direttamente a me, la organizza. E la cosa che posso dire in termini di riferimento, i quesiti hanno la stessa impostazione dei ricorsi. Devono essere
avere il requisito della massima probabilità di ammissibilità e la massima efficacia politica. Significa andare addosso al voto congiunto obbligatorio e alla pluricandidabilità più qualche altra cosa di relativamente meno importante, perché è da quelle che nasce il premio di maggioranza occulto che il Rosatellum ha offerto diciamo alle ultime elezioni in particolare, che, come diceva Felice, io mi pento di aver fatto fuori il Rosatellum perché il Porcellum, perché il Rosatellum ha un premio di maggioranza che, come si è detto prima, il premio di maggioranza nega, ok? È persino maggiore di quello del Porcellum. Allora ci muoviamo in questo senso qua. Però vorrei solo aggiungere una cosa, che invece è relativa ad altri progetti, perché Felice è conosciuto come quello che ammazza le leggi o cerca di ammazzare le leggi incostituzionali, ma in realtà con Felice abbiamo, e che non solo con lui, con un gruppo di persone abbiamo sviluppato un pensiero politico che andasse oltre il no grazie. Non si può dire sempre di no, sempre di no, sempre di no, senza proporre qualcosa. Per cui dobbiamo dire sì, per favore, considerate questa cosa. Ecco, il frutto di queste cose qui, fuori dal Rosatellum, è un progetto che ha già un esperimento in corso a Varese, che si chiama Dall'astensione alla partecipazione. Non ve lo sto a... ma è basato sul sistema assembleare dei cittadini. E l'altra cosa che è concreta è la proposta che diventa europea nel giro di un mese del sistema di assicurazione sociale universale, che ha come obiettivo l'aspetto ridistributivo della ricchezza, in questo caso del reddito. Allora, la considerazione politica che è già stata fatta è questa, e io la faccio come domanda. La domanda è: secondo noi, che cosa succede a un sistema con un governo apparentemente, diciamo così, democratico, se nel corpo sociale la distribuzione sociopolitica diventa polarizzata? Do un aiuto? Sì, è evidente, basta pensarci. La distribuzione sociopolitica è omologa alla socio-economica, scusate, è omologa alla distribuzione sociopolitica del potere. Per cui ci possiamo forse meravigliare che stiamo andando verso le autocrazie, dalle false democrazie verso le autocrazie. Per cui bisogna operare sulla ridistribuzione. Se noi abbiamo dei coefficienti di Gini, adesso scusate, o curve di Lorenz, adesso questa è tutta roba così, cioè quando c'è questa grande differenza, cioè di disponibilità, qual è la forma corretta, quella che favorisce la democrazia nella demografia? È una forma fusiforme, pochi ricchi, pochi poveri e un corpo in mezzo ciccione che vada bene. Ecco, noi l'abbiamo perso questo. E anche l'età media dovrebbe essere non tanto distante, ho finito, della metà della prospettiva di vita. Queste cose qui ci sono? No, non siamo in una democrazia. A questo punto io dico, c'è un modello divertente quasi, fatto con Besostri, che si chiama democrazia minima, e cioè prima riprendiamoci tutto quello che è fondamentale, i requisiti della democrazia, e poi andremo avanti. Grazie. 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 E Paolo Borioni. Vieni qua, vieni a porla. Allora,
cari compagni e compagni, vi propongo questo, che vista l'ora, eccetera, io rinuncio all'intervento, con mozione d'ordine gli altri compagni rinunciano e arriviamo alla conclusione. No, che c'è solo uno. Ci sei tu, siete in due? C'è solo Bancati. Okay. No, rinuncio per te. Io per mica me. Sto obbligando nessuno, stiamo tutti calmi. Io sto, abbiamo fatto una proposta, ho detto, vabbè, io comunque rinuncio, va bene? Va bene, grazie. Andrea Paccaldi, di Socialisti in Movimento. Io cercherò di stare dentro i tre minuti, anche perché ho sempre imparato che bisogna dire quello che uno pensa. Non mi sono preparato nessun tipo di discorso, però dividerei il mio intervento in due punti. Uno, siamo qui perché c'è critica sociale perché ci sono persone tipo Amato, tipo Sarno, tipo Biscardini, tipo Carluccio, e per resistere la rivista ha bisogno di finanziamenti, ha bisogno di abbonamenti, e quindi il mio impegno è quello di cercare nella mia regione, nell'Emilia Romagna, quello di fare abbonamenti, cominciando dalle pubbliche amministrazioni. In ogni biblioteca della nostra città possiamo fare abbonamenti, e quindi invito tutti i compagni a fare questa operazione sia nei propri comuni che a livello di camere sindacali o associazioni o partiti. Ed è importante che ci sia critica sociale, come Il Lavoro, come altre riviste di area socialista, perché servono a mantenere la ragnatela. E quindi questo è il primo intervento. La seconda parte dell'intervento è quella che mi interessa di più, ed è quella che farà, penso, arrabbiare molti professori accademici o molti compagni. La mia generazione è già anziana, nel senso che a 43 anni ne ho viste tante in casa a sinistra, in casa di diaspora socialista, e quindi bisogna fare i conti di quello che è funzionato e di quello che non è funzionato, perché altrimenti ci prendiamo in giro. Come è importante che ci sia questa diretta, è importante anche chi ha partecipato e chi non ha partecipato. Per chi viene dal mondo del lavoro e chi fa sindacato di base come me, in questo caso nella UIL, è importante dirsi schiettamente le cose. Il sindacato non basta più, e c'è una crisi che può coinvolgere il sindacato, che è la medesima se non più forte che quella che ha investito nel 93 il sistema politico, e quindi c'è bisogno, e concludo, di un partito del lavoro, e c'è la mia generazione che è interessata a questa direzione. Per fare questa mission è importante avere ben idee chiare, almeno dei punti programmatici. Noi abbiamo tentato in Emilia Romagna a mandare un volantino, grazie a Roberto, adottando la sigla Socialisti in Movimento. Abbiamo avuto consenso. Non basta il consenso dell'amico o del compagno. Bisogna avere un obiettivo, che è quello di fare delle battaglie di azione sociale, per dirla in modo per dirla con Mazzini. In poche parole, sarebbe bello che fuori da questo convegno o nei prossimi convegni si adottasse un'azione sociale da porre da Bolzano a Cagliari. Ne faccio una: impegniamoci ad abrogare il Job Act e a far rispettare quelle norme essenziali che furono ideate da Brodolini e da Giugni, sia per la nostra memoria storica di socialisti del passato, ma anche per dare una connotazione ai problemi reali della società. Una proposta potrebbe essere quella di fare banchetti in ogni città, sia per fare abbonamenti alle nostre riviste, ma anche allo stesso tempo per abrogare il Job Act, che è stato ideato da una delle persone più odiate attualmente in Italia. Quindi è su questi temi che possiamo in qualche modo calarci negli interessi attuali dei lavoratori. Grazie Andrea. Prima di passare alle conclusioni di Alberto Benzoni, un minuto a Roberto Biscardini. Io volevo intanto ringrazio tutti per quelli che sono ancora qui, ringraziamo l'altra volta Radio Radicale che è presente. No, per giustizia noi abbiamo ricevuto dei testi scritti da compagni, amici che dovevano essere presenti ma non riuscivano ad esserlo. Cito per tutti i due casi, che sono quelli di Franco Astengo, che
che ha mandato un testo molto lungo, avremo modo poi di diffonderlo, e uno invece altrettanto breve ma molto importante di Jim Cassano di Catania, che voleva essere presente. Entrambi si mettono a disposizione sul terreno delle cose che in qualche modo alla fine della mia introduzione avevo detto, cioè sul terreno dell'operatività, cioè di come operativamente dare corso, dare seguito all'assemblea di oggi, che si chiama Un Movimento per il Socialismo, e dare seguito a quella cosa che forse non ho detto chiaramente, ma che volevo dire in introduzione, che a me sembra importante, che è al centro della nostra assemblea, cioè parte dal fatto che sul territorio nazionale esistono realtà, energie di compagni che operano nell'università, nella fabbrica, nel sindacato e ovunque operano, e che sono già nel solco della costruzione di un movimento, ma sono isolati, ognuno lavora per sé. Avrebbero bisogno di essere in qualche modo messi in rete, in modo, come diceva anche Rosselli, ognuno conosca le cose dell'altro, ciò cosa fa uno, ciò che fa l'altro, e questo sarebbe già di grandissimo aiuto. Io credo che lo sforzo organizzativo, che non possiamo forse risolvere oggi qui, è proprio di capire come fare questo lavoro, cioè la compagna che ha parlato prima, la Mara d'Ercole ed altre che dovevano essere presenti, tutti del sindacato, non solo della UIL, ma anche compagni della CGIL, che si trovano un po' male, devo dire, per la verità della CGIL. Ci sono gruppi che operano in questa direzione. Mi dispiace che forse arriverà dopo, perché ha dovuto sentarsi, pensando di arrivare in ritardo, Paolo Berdini, un'altra persona che è assolutamente a disposizione con noi, già assessore all'urbanistica del Comune di Roma, e che volevo giustificare queste 3-4 persone che però mi hanno dato una disponibilità a rivederci per capire operativamente come dare lo sbocco a questa riunione. Alberto Benzoni. Parla. Ecco. Una prima cosa, io non credo che stiamo assistendo ad una crisi dovuta all'affermazione del principio liberale liberista. Stiamo assistendo alla crisi di questa idea, di questa regola, di questo principio. Quando, io ricordo, faccio un esempio, quando Biden, per in qualche modo per rimettere a posto, sistemare in un certo modo i rapporti con la Cina, ha invitato Xi Jinping a San Francisco, questo si è parlato a lungo con Biden, erano d'accordo, e poi si è rivolto alle grandi associazioni, diciamo così, economiche, ricevendo un applauso scroscianti, mentre in realtà questi applausi scroscianti di fatto non hanno affatto impedito che le cose continuassero a degenerare. Stiamo assistendo, compagni, a un fenomeno di regressione. Io vorrei che noi insistessimo su questo punto, cioè ficcassimo in mente, siamo di fronte a una regressione in cui vengono rimessi in discussione principi che sembravano consolidati una volta per sempre. E lo Stato che abbiamo di fronte oggi è retto da principi che potrebbero applicarsi allo Stato inglese degli anni 30 dell'Ottocento. Cioè lo Stato serve a garantire l'ordine pubblico, a garantire, diciamo così, come diceva Marx, no? La forza politica a servizio del sistema, e per il resto trionfa, non c'è più niente, nessuno dei principi, delle regole, delle garanzie, delle speranze che il mondo ha nutrito per decenni oggi è ammesso, e questo determina un primo problema che è nominalistico. Noi non abbiamo a che fare oggi con l'avvento del socialismo,
abbiamo a che fare con la difesa della democrazia. La nostra iniziativa è difensiva, non è offensiva, non proponiamo orizzonti radiosi, proponiamo di impedire il disastro. Il disastro. E questo in qualche modo deve dettare il nostro comportamento. Il disastro generale, quando un signore va in televisione e spiega, per poi essere smentito, che premendo un bottone potete guadagnare 50 milioni, premendo due bottoni 100 milioni, dove sta il capitalismo? Questo è la pirateria, non so cosa vogliamo chiamarla. Quindi abbiamo a che fare con una generale regressione, la quale regressione è favorita dal clima di guerra. La guerra serve a garantire la regressione. La guerra è lo strumento, l'inizio, il centro di, diciamo, del morbo. Il morbo è diffuso, ma il centro è la guerra. Perché la guerra cosa consente? Consente di avere il nemico interno. Guardate che la cosa del nemico interno non è uno scherzo. Quando noi diciamo che le elezioni sono che se Biscardini dice una cosa perché è stato influenzato da Putin, perché senza saperlo magari, no? Non ti risulta, giusto? Ecco, questo è la caccia alle streghe, è il medioevo, insomma, io vorrei che avessimo il senso del dramma che viviamo, perché è questo che ci dà forza. La seconda questione, e qui veniamo al Partito Socialista, quello che abbiamo conosciuto. Per molti anni, Biscardini è sottoscritto, oppure in ordine alfabetico, va bene lo stesso, ci siamo battuti all'interno del partito perché presentasse le liste. Il problema era quello, se noi era nella convinzione, poi forse erronea, che presentare la lista equivalesse a vivere e avere una identità. Mentre il Partito Socialista non aveva alcuna identità, né allora né dopo, né quando i camaleonti non hanno identità, quando tu ti allei un giorno con i verdi, un giorno con i rossi, un giorno con i gialli, no? E poi sciogli la cosa prima ancora. No? Questo non aveva, il Partito Socialista è stato Craxi e i craxiani, ahimè, perché i craxiani sono molto peggio di Craxi, questo sono sempre stati. Quando accade questo, tu non esisti, e se non esisti non puoi avere consenso. E vengo al punto, qui sarò molto rapido. Nel 2008 il partito si presentò, ha preso l'1%, un miracolo date le circostanze, però insomma, è una cosa che ci sogniamo oggi, ma insomma, e lì venne fuori la questione, perché il nostro allora segretario Nencini spiegò questo fatto con il fatto che il socialismo era un relitto del passato, mentre noi pensavamo invece che avesse un senso, no? Per il futuro. E questo è il problema di oggi. Noi dicemmo questo raccontando esattamente quel che Roberto ci ha detto oggi, e anche Massimiliano, che c'è una domanda di socialismo a cui noi dobbiamo rispondere. Ma questa domanda va anch'essa suscitata, ha bisogno dell'offerta, ha bisogno di qualcuno. La gente, signori, la gente che si sente sola, il dramma che noi viviamo non è la cosa, non fanno più politica, non c'è più l'idealità, non c'è più l'ideologia, ecco. Questa roba è che la gente ritiene che la democrazia sia inutile, che votare sia inutile, che scioperare sia inutile, che protestare sia inutile, che vivere sia inutile. E noi, il nostro compito è di togliere in noi stessi e negli altri con cui parliamo, a cui parleremo, questo senso di nessuno con noi dovrà più sentirsi solo. Ognuno dovrà recuperare il senso che quel piccolo, quel tanto che fa nella sua vita di lavoro ha un senso, perché si aggiunge ad altri, perché fa parte di una cosa più ampia. Non è solo il fatto che oggi in Italia la maggioranza degli italiani è contraria alla guerra in Ucraina e questa cosa non abbia rappresentanza, c'è anche questo aspetto che è scandaloso.
c'è ancora più scandaloso il senso che la gente abbia perso speranza in quello che fa e si rifugia quindi nella cosa, no? Premi un bottone e guadagni 50 milioni, premi due e guadagni 100, oppure no, sei ambientalista e quindi stai al piano terra con quattro figli, due maschi e due femmine che poi tifano per la stessa squadra, questo, non so, quello che fa la pubblicità, no? Quello è il 0% del paese, non è il 50 e 100. Quindi il senso che tu puoi far tutto individualmente e nulla collettivamente, è questa. Noi siamo minacciati, siamo attaccati, non attacchiamo, ci difendiamo, non offendiamo qualcuno. Ecco, a questo punto, c'è un punto che non è stato sollevato e che lo sarà nei commenti, lo sarà in futuro, che questa iniziativa sarà quello che voi vorrete che sia, non quello che no. E quindi che ognuno di voi quando torna a casa farà, cercherà, cioè, ci sono le idee centrali, come dicevano i Verdi agli europei tempi, il pensiero, no, è globale, la realtà, ecco, ridare valore alla località, ai circoli di critica sociale, avere un rapporto costante, che la cosa viva all'interno del mondo in cui voi vivete. Questo è quello che ci aspettiamo reciprocamente, sapendo che, ecco, che noi pensiamo sempre che siamo stati infettati dalla regressione, che ciò che non ha successo non esiste. Il socialismo si basa sul principio esattamente opposto, che qualsiasi cosa, qualsiasi voce, qualsiasi parola, qualsiasi atto non va perduto. E questo è il sentimento che dovrete trasmettere per fare vivere questa cosa. E quindi io vi auguro e auguro a me stesso che d'ora in poi nessuno di voi ne sarà solo. Ognuno di voi opererà per dare voce a chi non ha voce, per dare speranza a chi non ce l'ha e per, ripeto, per difendere la democrazia, perché oggi oggi il fronte è un fronte di opposizione alla regressione, che è un attacco alla guerra, è il principio ispiratore, il centro nevralgico di un attacco generale alla democrazia, in cui che non viene abolita, ma viene costantemente spiegato che è inutile. È inutile voi vi battiate, è inutile che protestate, è inutile, a parte la censura, a parte tutte le state cose che sono state dette. Ecco, quindi l'augurio che si formi tra di noi questa comunità di sentire, di volere e di sperare. Solo così potrebbe avere qualche possibilità di vincere. Grazie. Grazie Alberto. Siamo riusciti ad andare fino in fondo a questa assemblea. Sono anche con Roberto, con Beppe, con tutti gli altri organizzatori, siamo molto soddisfatti. Riparte una discussione oggi, non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza. Continuerà questa discussione attraverso le colonne della rivista, attraverso il nostro sito web che aggiorniamo costantemente. Troverà questa discussione altri momenti di riflessione e di confronto. Pensiamo di fare un'analoga iniziativa anche a Milano per il nord, e nel sud avremmo individuato con Roberto la città di Palermo, estremo sud, quindi andiamo proprio in Sicilia. Senza il ponte poi. Andiamo in Sicilia senza il ponte, dice Alberto. È l'inizio di un percorso. Buon viaggio a chi deciderà di farlo insieme a noi. Grazie.